Un libro di grandissima attualità. Quarto elemento, ma non occorre che lo dica, si legge in modo piacevole, ma voi che siete qui lo conoscete già, quindi sapete come divulga questa sua conoscenza sull'America. Con noi abbiamo anche Marco Scorzato, che è vice capo redattore del giornale di Vicenza, una bella laurea in scienze politiche con indirizzo internazionale, scrive molto di politica, ma perché anche lui ha una grande passione, noi lo conosciamo, è un valdagnese, possiamo dire, un amico, non abita più Valdagno, ma è un valdagnese, e soprattutto ha anche trascorso un po' di tempo in America e quindi conosce anche quella che è la realtà politica in America, perché la politica in questo libro ha un grosso peso. Quindi la persona giusta nel posto giusto. Grazie Marco per la tua presenza. Allora, prima di passare la parola, un saluto al sindaco. Voglio ringraziare l'amministrazione perché ci mette a disposizione questa sala e ringraziare poi anche la libreria De Francischi, che è un valido supporto poi per noi per quanto riguarda la presentazione dei libri, e un grosso grazie veramente di cuore al nostro partner, sponsor, chiamiamolo quello che volete, una persona eccezionale che è qui nella figura di Maurizio Zordan e rappresenta assieme ovviamente a tutti gli altri familiari la ditta Zordan, una ditta importante, io lo ricordo sempre, una delle prime aziende in Italia B Corporate, quindi con attenzione a quello che è il welfare e l'ambiente, e soprattutto ha anche lui una esperienza in America, visto che ha un'azienda. Quindi vedete che c'è un contesto meraviglioso. Credo di aver detto tutto, se non sono indicato qualcosa lo aggiungerà il sindaco ovviamente, che viene qui, e grazie e buona serata. Ma velocissimo, perché siamo tutti qui per ascoltare Francesco e Marco ovviamente, quindi il mio è un benvenuto a tutti voi. Devo dire che, l'ha già detto Eliseo, ma sono molto contento di vedere tanti ragazzi giovani, perché vuol dire che c'è interesse per alcune tematiche e la voglia di anche di uscire di casa in una serata che non è propriamente bellissima come quella di stasera. Devo dire che ringrazio anche come al solito il Guangxi, ringrazio la ditta Zordan, la libreria De Franceschi, e poi ovviamente ringraziamo loro due, Marco e Francesco, per la loro presenza qui a Valdagno questa sera, anche se ho sentito prima Francesco è andato prima a Schio che non a Valdagno, ma insomma questo è un peccato. Scusate. Questo è un peccato veniale che comunque gli perdoniamo. Lui non ha bisogno di presentazioni, sappiamo che è vice direttore del Post, è autore di libri, di numerosi podcast e quant'altro. Non ti facciamo la domanda quante ore dormi per notte, perché so che te la fanno tutti, e quindi è così. Niente, questa sera parliamo dell'America, propriamente della California, uno stato che tutti noi abbiamo mitizzato e sempre guardato con grande benevolenza, e invece Francesco ce la presenta in una forma così meno idilliaca, ma più reale, quindi con le sue contraddizioni, con le sue difficoltà, con le sue complessità, che sono poi, l'ha detto anche Eliseo, quelle che si possono trovare un po' nel mondo occidentale, nel capitalismo. Quindi credo sia una serata interessante per i temi e per appunto la facilità con cui Francesco ne parla. Mi fermo qui e vi auguro una buona serata. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, mi hanno già rubato il mestiere, come diceva Francesco, perché hanno fatto un'introduzione perfetta. Stasera facciamo un piccolo viaggio, col vantaggio che non dobbiamo andare a fare il passaporto, visto che in questi tempi non si riesce neanche a prendere la prenotazione. E lo facciamo stando seduti, però viaggiamo sia nello spazio, perché andiamo nella West Coast, andiamo in California, ma facciamo anche un viaggio nel tempo, come giustamente diceva Eliseo poco fa, perché magari
ci sono anche degli aneddoti da raccontare relativi al passato, e poi facciamo anche, diamo uno sguardo al futuro, quindi facciamo un viaggio in avanti nel tempo. Poco fa, mentre parlavamo davanti a un bicchiere, lui diceva: ho scritto un libro sulla California nel momento in cui c'è una guerra in mezzo all'Europa, siamo reduci da una pandemia, ci sono una crisi, le elezioni, la campagna elettorale, e dice: che c'entra un libro sulla California adesso? A me è venuto in mente il decreto sui rave della Meloni, e quindi ma non gliel'ho detto, lo dico qui a voi. E quindi va benissimo un libro sulla California adesso. Beh, tutti voi, molti magari ci sono andati in California, e chi non c'è andato lo stesso, perché ha visto decine di film, di telefilm, ha ascoltato la musica, California Dreaming o altro, Californication, che poi è anche il titolo di uno dei capitoli del libro, ma non c'entra con i Red Hot Chili Peppers, e adesso lo scopriremo. La California, appunto, nel nostro immaginario è un sogno, no? È comunque, come tutti i sogni, abbiamo mitizzato una realtà che è ovviamente complessa e sfaccettata e contraddittoria. Ecco, il libro di Francesco racconta proprio questo, una serie di contraddizioni, una serie di nodi che sono venuti al pettine in maniera abbastanza repentina, e che ci hanno un po' sconvolto rispetto all'immaginario di una terra di grande energia economica, culturale. Insomma, se pensiamo alla rivoluzione culturale degli anni 60, insomma, germina da quelle parti. E quindi una terra che continua ad essere un motore di un punto di riferimento, un motore di progresso economico, e che però ha alcune caratteristiche inaspettate. La prima tra queste è che da un po' di tempo dalla California ci si allontana, si sta uscendo dalla California, si sta emigrando dalla California, una cosa che non era mai successa prima. Sono di più le persone che se ne vanno di quelle che arrivano. E allora la domanda è: perché? Cosa è successo? Abbiamo sbagliato a fotografare prima la California, o qualcosa in questo meccanismo si è inceppato? Dunque, innanzitutto, di nuovo buonasera e grazie mille a tutte le persone, l'amministrazione, la libreria, che hanno permesso di poterci vedere stasera e chiacchierare un po'. Cosa è successo? È una domanda sensatissima che richiederebbe una lunga risposta, e ci ho scritto un libro apposta, e quindi lì dentro c'è la versione, diciamo, estesa. Però la versione breve qual è? Innanzitutto faccio una piccola premessa, nel senso che io capisco bene che chi di voi è stato in California magari per una vacanza studio, un viaggio, un viaggio di nozze, è un posto americano che noi italiani conosciamo e frequentiamo molto, più di tanti altri. Il classico viaggio di una famiglia italiana negli Stati Uniti spesso prevede il giro a Yosemite o il viaggio a San Francisco, a Los Angeles. Sono posti che frequentiamo e conosciamo per quanto sul piano turistico, e quindi sono anche posti in cui abbiamo spesso dei bellissimi ricordi, e io non voglio che il mio libro rovini i vostri ricordi, nel senso che il libro si intitola La fine del sogno, il sottotitolo è La fine del sogno, ed è un libro anche piuttosto cupo e duro rispetto alla realtà odierna della California, al suo racconto, ma non vuole essere né un modo per convincervi a, diciamo, compromettere l'immagine anche a volte un po' idealizzata che abbiamo dei nostri ricordi lì, né a convincervi a non andare in California, innanzitutto perché se parliamo di ricordi acquisiti, i nostri ricordi sono poi belli o brutti molto secondo come siamo noi, come stiamo noi, chi siamo noi nel momento in cui abbiamo una certa esperienza, facciamo un certo viaggio. La California è il contesto, poi se avete un bellissimo ricordo legato alla California, ma quel ricordo ce l'avete perché eravate con una persona a cui volete molto bene o perché era un momento particolare delle vostre vite, potete tenerlo in tonso così com'è. Ma anche rispetto ad andarci, tutte le cose meravigliose della California, quelle per cui la California è nota, la vivacità culturale di un posto come San Francisco, il fascino di un posto complicato da leggere come Los Angeles, la Highway 1, che è quell'autostrada che collega San Francisco e Los Angeles correndo lungo la costa e quindi si affaccia sull'oceano ed è meravigliosa, Yosemite appunto, le foreste di sequoie, è tutto ancora lì, quindi non solo possiamo andarci, potete continuare ad andarci,
andarci con più consapevolezza di quello che avete attorno può anche far sì che questo sentimento verso la California sia un po' più profondo. D'altra parte non è che noi piacciono o ci affezioniamo soltanto ai posti perfetti, no? Anzi, di solito ci affezioniamo ai posti complicati e contraddittori. Per esempio, una delle cose che vediamo anche da turisti appena arriviamo in California è questa enorme quantità di persone che vivono per strada. Non c'è un momento in cui tu nel tuo campo visivo non abbia qualcuno, se sei a San Francisco per esempio, che non stia vivendo sul marciapiede o sotto un ponte. E qui spesso andiamo via poi da turisti con qualche domanda rispetto a delle cose che abbiamo visto in California. Questo libro prova, raccontando i problemi di questo stato, anche a ricostruire da dove vengono questi problemi. Il perché, ce ne sono tanti di perché, ma partiamo dalla cosa più semplice e basilare che ruota attorno a quella che poi per la gran parte delle persone è la principale voce di spesa, cioè dove spendiamo la gran parte dei nostri soldi, anche qui di solito nella casa, che sia l'affitto, che sia la rata del mutuo. E io apro il libro con la storia di una casa in particolare che viene messa in vendita in California, e questa casa ha una caratteristica, siamo nella Bay Area cosiddetta, insomma attorno a San Francisco. Questa casa è stata distrutta da un incendio, era una casa di legno. Nel libro racconto anche che una delle cose che ci chiediamo più spesso sugli americani è perché gli americani vivono nelle case di legno, non tutti ovviamente, ma una parte significativa, ed è rimasto in piedi soltanto quello che era in muratura, e quindi il camino, la canna fumaria, il comignolo, le pareti erano in parte distrutte, in parte ancora in piedi, molto annerite, ma insomma la casa andava ricostruita. Casa messa in vendita a $850,000, non era una casa di gran lusso nemmeno prima che venisse distrutta dall'incendio. Casa che viene venduta in 5 giorni a $1,000,000. Per cui la stampa locale si interessa un po' a questa storia e vanno a intervistare, tra gli altri, l'agente immobiliare che ha seguito la trattativa per questa casa, agente immobiliare che è anche stupito da questo interesse, non vede nulla di strano in quello che è accaduto, e anzi dice: guardate, l'unica cosa strana che è successa è che c'è stato uno che ha offerto meno del prezzo, cioè 800, meno del prezzo base, perché qui le case si trattano al rialzo. Anche le case che non esistono, le case che vanno ricostruite da zero. Quindi immaginate quanto può costare, se costa un milione una casa che è totalmente distrutta, una casa che c'è, solo per il fatto che c'è, non una casa di lusso, un appartamento nel quale puoi abitare. Le case costano tantissimo, questa è una storia che sappiamo anche solo per sentito dire. Una stanza a San Francisco può costare anche più di $2,500-3,000, una casa, un monolocale può costare più di $3,000. Ci sono tante storie che poi sono tantissime, io ne racconto alcune nel libro, ma sono storie di vita quotidiana per tantissime persone da quelle parti, famiglie intere di 4 persone, madre, padre e 2 figli, che vivono in una stanza. La stanza in cui dormono è anche la stanza in cui cucinano, la stanza in cui mangiano. Immaginate durante il lockdown la stanza in cui i figli fanno lezione a distanza, i genitori lavorano. Ci sono persone senza tetto che hanno lavori full time, lavorano dalle 9 alle 17. Se voi girate in macchina per Los Angeles la mattina presto, vedete le persone uscire dalle tende puntate sotto i ponti, non come noi siamo abituati a vedere stereotipicamente le persone senza tetto, ma vestiti come quelli che vanno in ufficio e poi torneranno lì in tenda. Ci sono studenti universitari che dormono nei parcheggi, università che hanno destinato certi parcheggi solo per far dormire gli studenti in macchina, perché devono scegliere se pagare l'università o se la retta di Berkeley o di Stanford, oppure pagare una casa. E quindi la casa è il principale dei problemi, da cui ne discendono poi tanti altri. Perché le case costano così tanto? La risposta breve è che c'è un grande squilibrio tra l'offerta di case e la domanda di case. Perché dagli anni 70, fine anni 70 in poi soprattutto, la California, il nord della California, sono stati oggetto di un grande movimento migratorio verso la California, generato da quelle industrie che oggi conosciamo come parte del distretto della Silicon Valley, il distretto dell'innovazione, eccetera, la tecnologia, ma quello è il posto in cui è stato inventato internet, in buona sostanza, e tutti i servizi che noi oggi utilizziamo, la grandissima parte, collegati a internet e al digitale, nascono lì. Arrivano tantissime persone quindi da ogni parte del mondo e degli Stati Uniti per vivere lì, e però lo Stato, le città non aumentano il numero di case a disposizione e le case sono poche. Sono poche perché, e questo ci fa fare sì un gran passo indietro, per il modo in cui è stato inteso abitare in California e non solo per moltissimo tempo, da dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi.
Di questo ci accorgiamo sia quando atterriamo per esempio a San Francisco, a Los Angeles, e vediamo queste distese di case infinite, ma anche lo vediamo guardando i prodotti di intrattenimento americani, le serie TV, i film. Siamo abituati a vedere gli americani abitare nelle classiche case degli americani, che non sono i nostri appartamenti, ma sono le case monofamiliari, molto grandi, con tanto spazio, con più bagni che persone che vivono in quella casa spesso, il giardino, la station wagon parcheggiata sul vialetto, no? Il classico modello di vita americano che noi vediamo anche nelle serie TV, che è un modello che gli americani si sono scelti per tanti motivi dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era bisogno di molte case perché poi le famiglie dopo la guerra hanno cominciato a fioccare dappertutto, gli uomini che non andavano più in guerra si iscrivevano all'università, cercavano posti in cui vivere che fossero più accoglienti, più in cui poter vedere un futuro e vedere uno stile di vita migliore, e quella casa per gli americani era il modello dello stile di vita che dovevi avere se ce l'avevi fatta nella vita. Le persone che trovano lavoro, che trovavano lavoro all'epoca negli Stati Uniti, appena avevano messo da parte abbastanza soldi, avevano raggiunto una buona posizione, lasciavano le città per andare a stare nelle zone suburbane, dove potevano avere appunto la classica casetta, la villetta col prato e tutto. Queste case, che sono anche delle case molto belle, hanno alcuni problemi. Il primo problema è che occupano tantissimo spazio e sono un modo inefficiente di utilizzare il suolo. Cioè, dove ci stanno due case per, in termini di spazio, per ospitare due famiglie, noi ci costruiremmo una palazzina da 3-6 piani, non un grattacielo, una palazzina che però darebbe ospitalità a 10 volte il numero di famiglie che potrebbero stare in quella superficie. L'altra cosa è che quindi le case, le città si sono sviluppate non in altezza ma in orizzontale, e quindi diventa insostenibile qualsiasi forma di trasporto pubblico, perché dove hai una casa ogni 500 metri dove la metti la fermata della metropolitana perché sia funzionante? Dove, come fai a rendere sostenibile una linea di autobus se appunto la gente è così spalmata su una parte così grande di territorio? Territorio effettivamente grandissimo, tenete conto che Los Angeles copre soltanto l'area urbana, un'area che è più grande della Campania ed è tutta città, sono tutte case, però tutte case basse. E quindi traffico, devi spostarti per lunghissime distanze per andare da casa dove lavori, a volte anche un'ora, due ore di macchina all'andata e una o due ore di macchina al ritorno. Potevano costruire di più? Sì, potevano anche costruire meglio, cioè costruire in altezza. Noi sappiamo che la densità di popolazione in altezza non solo rende sostenibile il trasporto pubblico, ma rende sostenibile non avere bisogno dell'auto, spostarsi in bicicletta, spostarsi a piedi. Non lo puoi fare se devi fare 40 km ogni giorno. I proprietari delle case dagli anni 70 in poi sono riusciti a ottenere che lo Stato in pratica smettesse o quasi di costruire, perché naturalmente se tu vai ad aumentare l'offerta di case allo scopo di far scendere i prezzi, io che sono proprietario vedrò calare il valore della mia casa, e le leggi in California permettono ai proprietari delle case di avere molta voce in capitolo su quello che viene costruito e quello che non viene costruito, e quindi chi ha una casa in California oggi spesso ce l'ha da molto tempo e se la tiene e non vuole che se ne costruiscano altre, oppure l'ha appena comprata. E mi è capitato questa cosa curiosa ma eloquente facendo ricerca per il libro, di parlare anche con tante persone, peraltro italiane, che magari vengono da qui, vanno a lavorare lì, fanno i ricercatori, guadagnano bene, lavorano bene, ma non hanno abbastanza soldi per comprarla una casa, e finché non hanno comprato la casa sono in grado di elencare con una precisione chirurgica tutti i problemi delle leggi, delle norme, delle prassi che rendono il sistema immobiliare californiano terrificante, tossico, produttore di diseguaglianze, di ingiustizie, di sofferenza. Ma non appena la comprano la casa, ce la fanno, perché hanno messo tanti soldi da parte, perché le hanno aiutati i genitori da casa, perché hanno degli ottimi posti di lavoro, non appena ce la fanno ti dicono: ok, tutto vero quello che ho detto fino a un attimo fa, ma proprio adesso mi devi costruire la palazzina da 6 piani davanti a casa mia? Non solo mi rovini la vista e tutto, ma adesso io ho comprato questa casa, l'ho pagata 4 milioni di dollari e adesso mi fa scendere il valore? Perché questa dinamica tra insider e outsider continua a lasciare fuori un sacco di outsider, e il fatto che tu debba pagare il 60, il 70% del tuo reddito in una casa fa sì che non è che sono le persone ad avere meno che sono quelle in difficoltà, quelle ovviamente sì, ma è la classe media che è in grossa difficoltà. In California le leggi prevedono che se tu, nucleo familiare di 4 persone, hai un reddito annuale di 120.000 dollari l'anno, fate due conti, 10.000 dollari al mese, rientri ufficialmente nella categoria delle famiglie a basso reddito, hai diritto a dei sussidi.
E in questo caso quindi è la classe media che non ce la fa, anzi più che la classe media. Non è un problema su cui può bastare un intervento statale nel dire costruiamo più case popolari nel momento in cui chi guadagna $120,000 è in difficoltà, ma il mercato non riesce a funzionare, e in questo la California, lo vedremo anche in tante altre cose, è stata vittima del suo successo economico. Quella migrazione che tu raccontavi strana di gente che se ne va dalla California avviene in un posto in cui economicamente le cose vanno benissimo, e non è consueto vedere movimenti migratori in uscita da posti che offrono lavoro, opportunità per chiunque voglia trovarle. Tu, Francesco, nel libro scrivi sostanzialmente che nonostante questa crescita economica, questo mantenimento dello sviluppo economico, si va via dalla California perché si vive male. Cioè questo vivere male vuol dire appunto faticare a mantenere la casa, ad avere una casa, e, però vuol dire anche difficoltà di spostamento tra le città o all'interno della città. Ci spieghi la carpool lane, no? Questa, che cos'è la carpool lane? Allora, la carpool lane californiana. Il contesto era quello che vi raccontavo prima, e quindi case e città sviluppate in orizzontale. Non solo, siccome le case costano tanto, spesso ti capita che trovi casa a 2-3 ore dal posto in cui lavori, quindi si sta tantissimo in macchina. Chi di voi ha visto La La Land forse ricorda la scena di apertura del film. Quel film racconta la storia di un'aspirante attrice, un'aspirante musicista. La vera storia del film è l'estemporaneità della vita a Los Angeles, e si apre con la scena di loro bloccati nel traffico su un cavalcavia, che a un certo punto escono dalle macchine e cominciano a ballare, è un musical. Ma quella scena lì, bloccati nel traffico per ore senza che tu hai idea di quando ne uscirai, è una scena tipicamente losangelina. Cioè, se tu vivi a Los Angeles o lavori a Los Angeles, ti capita normalmente di dover disdire un appuntamento perché dici guarda, sono 2 ore che sono qui, non faccio in tempo di metterci 2 ore e mezza per tornare in albergo dal posto in cui eri, e sei nella stessa città, non sei uscito dalla città. Per cui una delle cose che hanno fatto a un certo punto è stata fare queste carpool lane, cioè delle macchine, delle corsie preferenziali per le macchine che hanno più di una persona a bordo, allo scopo di incentivare le persone a andare insieme, no? Quindi togliere una macchina dalla strada con più persone dentro. In realtà non è molto comodo, nel senso che poi quando devi fare questi spostamenti così grandi, l'idea che andiamo io e te insieme, prima ti lascio in ufficio a te, poi vado dove sono io, ci mettiamo il triplo del tempo. Però queste corsie preferenziali ci sono, e allora intanto tolgono spazio, sono quasi sempre mezze vuote perché appunto poche persone le utilizzano, e tolgono spazio alle corsie normali per quanto siano ben intenzionate. Ma poi, e qui scopriamo anche che forse tutto il mondo è paese, ci sono stati casi di persone che sono state fermate mentre guidavano con un manichino sul sedile accanto, delle robe che quando succedono in Italia noi diciamo vabbè, se è classica cosa da italiani, se succedono a Napoli pensiamo vabbè, non poteva che succedere a Napoli, succede anche a San Francisco quando le circostanze ti costringono a... Ma ci sono tantissime storie terrificanti rispetto alle conseguenze di questa crisi immobiliare. Le più terrificanti di tutte riguardano le persone senza tetto, magari ne parleremo, ma anche delle storie divertenti per quanto molto esemplari. Un altro collega giornalista che ha scritto dalla California e ne ha scritto molto bene, che si chiama Michele Masneri, e forse qualcuno di voi lo conoscerà, se no conoscetelo perché ne vale la pena, raccontava, lui ha vissuto per un periodo a San Francisco e a un certo punto cominciò a notare che fuori dalla porta di casa sua c'era un signore che era sempre seduto su una sedia davanti alla porta, e lo guardava anche con una certa, diciamo, con un cipiglio, diciamo, notevole, finché Michele non chiese al suo coinquilino: ma senti, ma quello lì che è sempre lì fuori e ci guarda, ma chi è, che fa? E il suo coinquilino gli spiegò: è un investigatore privato che è stato assoldato dal padrone di casa, lui guarda e aspetta che noi sbagliamo qualcosa, cioè gettiamo la spazzatura nel posto sbagliato, violiamo una qualche norma del regolamento condominiale, così hanno la scusa per sfrattarci e alzare il prezzo. In altri casi tu torni a casa e ti ritrovi un post-it attaccato sulla porta che dice: dal mese prossimo il tuo affitto cresce del 30-40%. Altre storie, le persone vivono in qualsiasi condizione, vivono moltissimo all'aperto. Per esempio, a San Francisco è una città in cui gli americani in generale, ma lì in particolare, non si cucina a casa, non si mangia in casa, perché le case sono dei sottoscala, dei garage. E d'altra parte, se tu sei arrivato a San Francisco guidato dal mito di Google fondato in un garage, quando poi arrivi lì e scopri che l'unica cosa che ti potrai permettere è un garage, non pensi povero me, pensi il primo capitolo della mia biografia è già scritto, quando diventerò ricco sfondato dirò anche io in un garage. Insomma, c'è una certa accettazione poi da parte di un pezzo della popolazione di quello che comporta vivere lì, quindi del traffico assurdo, delle case bizzarre, della quantità di soldi che devi spendere.
c'è gente che sta volontariamente nei camper, alcuni super customizzati, domotici, ingegneri di Google che tanto sono lì solo per lavorare e vivono nel camper, c'è gente che sta nei camper come delle persone senza tetto e quindi in situazioni anche igienico-sanitarie, con bambini, con anziani non eccezionali. Parliamo proprio di questo e ripartiamo da Michele Masneri, che ha citato Francesco poco fa. Nel presentare il suo libro, anzi il suo libro e anche quello di Michele Masneri a Mantova, io c'ero ed ero da quella parte, Michele raccontava che nel caos del traffico di San Francisco cercava parcheggio, e cercando parcheggio gira da un isolato all'altro, non trova parcheggio, poi a un certo punto gli si apre davanti uno spazio, una strada con tutti i parcheggi vuoti, dice: cazzo, che fortuna che ho avuto, finalmente riesco a parcheggiare. Mette la macchina, scende, e appena scende si accorge che è nel Tenderloin, che è il quartiere di San Francisco noto per essere la dimora dei senza tetto, quindi è sostanzialmente un girone infernale. Però vorrei che appunto questa situazione la raccontasse Francesco. La domanda in fondo è questa: nel paese delle opportunità e nello Stato degli Stati Uniti delle opportunità per eccellenza, ci troviamo il maggior numero di persone che vivono per strada. Sono un quarto delle persone che vivono per strada degli Stati Uniti abitano, cioè lo vivono in California, e ovviamente questo non corrisponde esattamente alla percentuale della popolazione californiana sul totale della popolazione americana. Com'è possibile tutto questo? Una parte della tolleranza, dei diritti, e ci sono queste situazioni di crisi umanitaria, come la definisci tu? Allora, ci sono tante leggende metropolitane sul perché ci siano così tante persone senza tetto in California. C'è chi dice perché il clima è molto favorevole, è meglio vivere per strada in California che a Buffalo. Detto che il clima è sicuramente molto favorevole nella parte sud della California, San Francisco, per esempio, che è piena di persone senza tetto, è una città dal clima non eccezionale. C'è chi di voi c'è stato in estate e avete avuto una settimana di tempo terribile, non siete stati sfortunati, cioè così, a giugno, luglio, agosto San Francisco è terribile, l'estate è un po' settembre, soprattutto ottobre, c'è un ottobre abbastanza caldo, ma San Francisco è una città molto fredda, molto ventosa, è una città circondata dal mare tre lati su quattro, non è un posto in cui dici: ah, voglio andare a stare in un posto comodo, vado a San Francisco. Altri dicono è perché la cultura appunto è così tollerante e anche i programmi statali per le persone senza tetto sono così tanti che conviene, se sei senza tetto, stare in California. In realtà neanche questo è vero, non solo perché, insomma, se non ci siete stati, cercate su Google Tenderloin e vedete come vivono le persone in quel quartiere lì, non vivono bene, ma lo dicono anche i dati, mentre per esempio a New York la grandissima parte delle persone senza tetto dorme in un ricovero, cioè passa la notte in un centri dormitori messi in piedi dalla città, dalle parrocchie, insomma dalle ONG, da vari soggetti. In California soltanto il 5% a New York dorme all'aperto, e sono il 5% di persone che vogliono dormire all'aperto. I dormitori non sono un granché, c'è chi vuole dormire all'aperto per i fatti suoi, ma il posto c'è. In California la gran maggioranza delle persone senza tetto dorme all'aperto invece, non ci sono ricoveri notturni, quindi le condizioni di vita sono terrificanti. Adesso arrivo al perché c'è questa realtà. Però vale la pena soffermarsi un attimo sulle condizioni di chi vive per strada, perché per me è stata un'esperienza abbastanza sconvolgente e, diciamo, non vi nascondo, lo dico soltanto, diciamo, per essere in pace con la mia coscienza, che è una cosa di cui mi è stato complicato scrivere e mi è complicato parlare, perché io ho passato una giornata con le persone senza tetto a Sacramento, quindi non è che mi sia immerso nel loro mondo, ho passato una giornata con loro, sono arrivato... avevo un appuntamento con un'associazione di un sindacato che rappresenta e difende le persone senza tetto. Partivo da San Francisco, mi metto in macchina verso Sacramento, il traffico è incredibile, e quindi io dopo la prima ora di ritardo accumulato, scrivo un messaggio dicendo: guardate, io sono ancora bloccato nel traffico, ci metto almeno un'altra ora, mi dispiace molto, sono mortificato, se volete riprogrammiamo il nostro appuntamento. E loro mi dicono: no, ma vieni quando vuoi, tanto noi siamo qui. E quando sono arrivato ho capito che questo sindacato era formato e composto da persone senza tetto, che difendevano se stesse e le persone del loro campo. E noi tanto siamo qui, mi hanno dato appuntamento, l'ho capito quando sono arrivato, nel campo, nel posto in cui vivono. E ho passato con loro, diciamo, una buona parte, un pomeriggio e non solo. Non appena ci siamo seduti, ero con una mia collega, non ho nemmeno dovuto...
cominciare a fare delle domande, a chiedergli delle cose, perché ci hanno raccontato una valanga di storie e di aneddoti, raccontandoci anche quanto poco la stampa locale poi sia interessata a conoscere le loro vicende. E la cosa meno importante, meno significativa, meno grave, meno pericolosa che capita a chi dorme per strada è dormire per strada, ma tutto il resto è un'esperienza sconvolgente. E la mia difficoltà è, viene dal fatto, nel raccontarlo, viene dal fatto che io tuttora non so se faccio un'operazione, diciamo, eticamente corretta nell'aver passato una giornata con queste persone che mi hanno raccontato delle robe indicibili e poi essermene tornato in Italia, averle scritte in un libro, raccontarle a voi e prendere un paio di applausi, vendere delle copie. Cioè, non la vivo benissimo questa cosa, ma ve la dico non per condividere un malessere e mettere le mani avanti. A chi vive per strada succede qualsiasi cosa, persone che si risvegliano denudate di qualsiasi indumento, con nulla quindi, e costrette a raccattare qualcosa pur di coprirsi. Le donne che abitualmente si vestono in modo da non sembrare donne per evitare di attrarre attenzioni da altre persone senza tetto sgradite. C'è la donna che è stata stuprata di notte una volta e quindi da quel momento ha cominciato a prendere le metanfetamine per restare sveglia la notte, diventando dipendente dalle metanfetamine. C'è chi è stato accoltellato nel sonno. C'è chi ha visto una tenda accanto alla sua prendere fuoco perché esplosa una di quelle bombolette del gas da campeggio che usano nei fornellini. Sei sottoposto a qualsiasi tipo di ricatto da parte di chiunque. Anche solo trovarti un posto in cui mettere la tua tenda, in cui dormire, non è che lo fai in autonomia, devi ottenere il consenso dei capi, dei leader, e questi consensi si ottengono grazie a favori di qualsiasi tipo. Ti ritrovi a fare, una volta che vivi per strada, tante cose che avevi giurato all'inizio che non avresti mai fatto, dal rovistare nella spazzatura al fartela addosso, al non lavarti per giorni, per settimane. Ed è una miseria tale che le città poi hanno in parte spinto queste persone in alcuni quartieri, appunto il Tenderloin a San Francisco, Skid Row a Los Angeles, ma ce ne sono anche altri in altre città americane, poi non solo californiane, ma in California particolarmente. Per cui sì, tu arrivi lì e vedi, oh, qui c'è improvvisamente un sacco di posto in cui parcheggiare la macchina, e poi ti rendi conto in che posto sei, e sono dei marciapiedi su cui le persone non solo dormono, mangiano, muoiono a volte, spesso muoiono di overdose, muoiono di freddo. È una condizione di vita che è strana e inquietante da osservare, anche nel come poi questa città comunica o non comunica con l'altra città. Le persone senza tetto vengono scavalcate sul marciapiede, se parlano a qualcuno, quel qualcuno non fa finta di non aver sentito, come se non fossero degli esseri umani. Ma è anche, dopo un po' capisci, un modo per difendersi, perché se tu riconosci nella persona che dorme sul marciapiede un essere umano come te, non puoi che venire del tutto sconvolto da quella cosa, anche perché spesso sono esattamente esseri umani come te anche nel loro percorso di vita. Noi siamo abituati a pensare che chi dorme per strada, ovviamente le persone senza tetto ci sono anche in Italia, sono persone a cui sono andate storte una lunga serie di cose. Perdere la casa è l'ultimo passo. Cioè, da noi, se tu vieni licenziato domani, di solito non finisci per strada l'indomani ancora, perché abbiamo una rete di servizi di welfare, c'è la cassa integrazione, c'è il reddito di cittadinanza, ci sono mille sussidi, e abbiamo anche delle reti familiari, sociali, per cui se finisci per strada vuol dire che nessuno è in grado di aiutarti in quella circostanza, deve aver bruciato parecchi ponti. Poi non sempre, ma insomma è un fenomeno molto diverso rispetto a quello americano, in cui puoi lavorare e non avere una casa. Se vieni sfrattato, vieni sfrattato, cioè non c'è nessuna forma di difesa. Se vieni sfrattato perché il tuo affitto è cresciuto del 40% e non ce la fai più, non puoi opporti all'andartene. Se vi potrebbe capitare di tanto in tanto, se girate ogni tanto in America, di vedere sui marciapiedi, nelle zone residenziali, delle montagne di mobili e vestiti, e il divano, il letto. In quei casi lì spesso è accaduto che qualcuno è stato sfrattato, non se n'è andato, non se n'è voluto, potuto andare, e quindi il giorno dello sfratto è arrivato il padrone di casa con i traslocatori e due poliziotti e gli hanno trasferito la casa sul marciapiede. Non puoi opporre resistenza perché è un reato anche grave, e a quel punto puoi scordarti che qualcuno gli affitti una casa. E perché tutto questo accade? La risposta sarebbe, appunto, perché le case costano troppo. Ma la California è uno stato così accogliente, così progressista, il Partito Democratico stravince le elezioni sempre, hanno un sacco di soldi, spendono un sacco di soldi. Qui arriviamo al problema politico, di cui immagino parleremo, ma dico soltanto una cosa per capire a che cosa porta poi questo fallimento della politica progressista in California.
Perché, vi dicevo prima, in California i senza tetto dormono all'aperto e a New York hanno i ricoveri notturni, non potrebbero costruirli, fare anche in California, i soldi ci sono. I movimenti per la casa, i movimenti che difendono i diritti delle persone senza tetto in California, dicono, si oppongono alla costruzione di ricoveri notturni perché dicono le persone senza tetto hanno bisogno di case, non di ricoveri, che è vero. Però così non costruiscono i ricoveri, non costruiscono le case, non costruiscono le case per chi vuole pagare milioni di dollari, figuratevi le case popolari per i senza tetto, e tutti vanno a dormire pensando che la colpa è di qualcun altro, di chi non vuole le case, di chi non vuole i ricoveri, nel dubbio non si fa nulla e le persone rimangono per strada. E quindi arriviamo dove dice Francesco, cioè alla questione politica e all'estremizzazione e all'ideologizzazione pervasiva della società californiana. Allora, ovviamente in California siamo nella California democratica, no? Quindi, però servirebbe una piccola parentesi qui per descrivere quella che è la polarizzazione della politica americana. Tu ne parli molto bene in un altro libro, Questa è l'America, il suo primo libro. E quindi questo è un fenomeno che i politologi studiano e stanno studiando da diversi anni, si è accentuato negli ultimi 10 e lo vediamo anche nel nostro contesto italiano. La polarizzazione in America ha assunto le dimensioni, come dire, macroscopiche ed eclatanti dei repubblicani di Trump, del trumpismo, però c'è anche una polarizzazione speculare a sinistra ed è quella che c'è nella società californiana. E io me la sono appuntata qua perché forse l'ha detto lui poco fa, una terra dove le buone intenzioni sono diventate qualcosa di mostruoso che ha paralizzato di fatto il progresso, cioè l'ideologizzazione del progresso ha paralizzato il progresso reale, quindi un mondo ideale che in realtà non è raggiungibile e quindi la realtà non viene affrontata, i problemi della realtà non vengono risolti. Di queste buone intenzioni è piena la politica californiana, sia per quanto riguarda le politiche sulla casa, l'affrontare il problema di senza tetto, come ha detto lui poco fa, il problema di non costruire i ricoveri perché quello non sta bene, bisogna dargli una casa e quindi non si fa nemmeno quella e quindi loro rimangono per strada. Ma c'è lo stesso problema anche in un certo modo di concepire la scuola. In California tolgono l'intitolazione a Lincoln, che è, insomma, il presidente americano per eccellenza, che ha abolito la schiavitù, che ha messo fine alla guerra civile, perché è accusato di razzismo. La polarizzazione c'è anche nelle politiche ambientali e quindi in California non riescono ad affrontare il problema degli incendi, che è devastante, e anche quello della carenza idrica. Non si mettono d'accordo per costruire dei bacini perché lì non va bene, qui si rovinano gli interessi ambientali di questo sito. Insomma, queste buone intenzioni che paralizzano. Che cosa raccontano dell'America? E poi magari un po' alla volta dall'America usciamo e veniamo anche da noi. Sì, questo libro racconta tanti problemi californiani che poi sono i problemi delle zone che hanno avuto un periodo di forte sviluppo, non sono tutte le zone così e anzi ci sono zone che fanno i conti con troppo poco sviluppo, però appunto una grande crescita se non viene adeguatamente governata può creare molti problemi, e se si parla per esempio del prezzo della casa, no? Le ragioni di questo problema in California sono molto californiane, le soluzioni californiane non sono certo le soluzioni che potremmo trovare noi qui, non penserei mai che Milano per risolvere il suo problema di affitti cari debba costruire di più o in altezza, l'abbiamo già fatto, lì possono essere altre le soluzioni, però ecco, sono problemi che parlano anche a noi. Quando si parla della politica mi rendo conto che sia più difficile immedesimarsi in un posto che ha il grosso problema che il Partito Democratico vince le elezioni con l'80% dei voti, no? Noi siamo lontani, diciamo, da quello tipo di prospettiva, buona o cattiva che sia, però il problema da quelle parti esiste e nelle forme in cui esiste può comunque insegnarci qualcosa e non è soltanto una questione di... Perché poi sai, quando si parla di queste cose anche sulla stampa italiana, sulla stampa italiana probabilmente ve ne siete anche accorti leggendo i giornali o informandovi, si parla spesso di esteri in chiave italiana, no? Si utilizzano le storie che vengono all'estero come argomenti per supportare quello che io penso del Parlamento italiano, delle nostre cose. Il problema non è tanto le idee del Partito Democratico, l'ipocrisia eventuale del Partito Democratico, ma è quello che accade in un posto, qualsiasi posto, in cui il risultato delle elezioni è scritto in partenza.
Cioè, in California oggi il Partito Democratico a ogni livello, quasi dappertutto, vince le elezioni con percentuali che vanno dal 60% in su, a San Francisco con l'80% anche. Ed è così da qualche decennio, insomma, come tendenza stabile dalla fine degli anni 70, qualcosina negli anni 80, poi è cominciato questo dominio dei democratici che ha avuto una piccola finestra, quella di Schwarzenegger, ma ci arrivo perché ha un senso in tutto questo. E cosa succede in un posto in cui il risultato delle elezioni è scritto in partenza? Succedono una serie di cose. La prima cosa che succede è che l'unico dibattito politico che conta, nel quale ha senso partecipare, in cui si prendono le decisioni, è il dibattito che avviene all'interno del partito che vince le elezioni. Cioè, le vere elezioni non sono più le elezioni politiche, quelle con cui si sceglie il sindaco oppure, ma sono le elezioni primarie con cui quel partito lì sceglie il suo candidato a sindaco, perché chiunque vincerà le primarie del Partito Democratico diventerà il sindaco. E quindi il dibattito vero, la campagna elettorale vera, è quella che si svolge dentro il Partito Democratico. Quando le cose vanno così, chi è che avrà la meglio, chi avrà più voce in capitolo, se il dibattito politico avviene dentro un partito soltanto è l'unico che conta? Inevitabilmente gli attivisti di quel partito, i militanti di quel partito, le persone che sono più coinvolte dalla vita di quel partito, che più si riconoscono in quel partito. Poi un partito è fatto di persone che sono iscritte, vanno a votare, ma anche partecipano alle iniziative, ma anche di tante persone che magari votano un certo partito senza riconoscersi completamente in quel partito. Quante volte è capitato anche a noi di votare per il partito X perché non ci piacevano gli avversari, no? Non perché fossimo convinti che quel partito fosse il miglior partito, il più adatto rispetto alle nostre idee, ma perché piuttosto che vincono quegli altri voto. Tutte queste persone qui, che poi sono un pezzo grosso, no, di chi vota per qualsiasi partito, in California non è che contano molto nelle scelte, perché o sei organico al Partito Democratico o pesare è più difficile. Succedono anche una serie di altre cose nel momento in cui la democrazia in un posto funziona così, che la classe dirigente che esprime quello Stato è una classe dirigente non rappresentativa delle idee della popolazione, molto più radicale, molto più intransigente. Le campagne elettorali non sono mai giocate sul tentare di convincere chi sta dall'altra parte, sul persuadere chi è indeciso, perché diventano solo uno sforzo di mobilitazione. Se il partito porta a votare i suoi, ha vinto in partenza, e quindi non c'è nessuno sforzo di anche parlare con l'altro partito. Ma viene a mancare del tutto l'alternanza, no? Che noi oggi sappiamo essere un pezzo importante del funzionamento di una democrazia, il fatto che non ci sia sempre un solo partito a governare, anche se quel partito ha le migliori intenzioni. Se governano sempre gli stessi, gli apparati diventano ridondanti, ci sono tante rendite di posizione. A un certo punto la California ha nominato un commissario soltanto per ricostruire quanti soldi spendesse lo Stato a ogni livello di governo, cioè le contee, le città, lo Stato proprio, per le persone senza tetto. Questo commissario si insedia, prende tutte le carte, i bilanci, fa un sacco di conti, eccetera. Alla fine del suo mandato scrive la sua relazione e conclude dicendo che ha fallito, cioè non c'è riuscito. Questo non è riuscito a capire quanti soldi spende la California per le persone senza tetto. Ha contato, adesso non ricordo se 40, 50 programmi governativi diversi rivolti alle persone senza tetto. Tutto questo in un posto in cui per 5 anni governa uno, per 5 anni governa l'altro, non succede, perché quando arriva il partito nuovo dirà: ok, che cosa teniamo, che cosa tagliamo? E non è che sarà sempre una scelta perfetta, ma a volte faranno delle stupidaggini, taglierai delle cose che non andavano tagliate, ne terrai delle altre, però c'è un continuo riesaminare la situazione, non c'è nessuno che resta in un posto di potere per 20 anni e la macchina amministrativa funziona meglio, anche perché chi governa male può essere cacciato. Il grande motivo o motore dell'alternanza politica è che se non ti piace il sindaco della tua città puoi votarne un altro. Se te non piace il sindaco della tua città in California, puoi sperare che ne arrivi un altro dello stesso partito con le stesse idee, e quindi la capacità anche poi e il dovere della politica di rendere conto di quello che fa salta, perché chi governa male non viene punito, viene a mancare l'incentivo vero che hanno i politici per fare le cose, per funzionare, e cioè voler continuare a fare quel mestiere, rendere conto di quello che si fa e di quello che non si fa. C'è un'altra conseguenza in più: nel momento in cui tu le elezioni le hai già vinte in partenza, quello che succede non conta, perché tanto le persone voteranno sempre e comunque per il Partito Democratico, perché sono progressiste. La California ha anche tutta una storia, tu citavi prima gli anni 60, gli anni 70, è una popolazione in maggioranza molto progressista. Voteranno sempre per quelli, la politica diventa un po' una performance, cioè dato che non devi rendere conto di quello che fai e il modo per avere la meglio è vincere dentro il partito tra i militanti del partito,
presentarti credibilmente come il più intransigente, il più puro sul piano ideologico, è molto più conveniente rispetto a dire guardate che forse su questo abbiamo sbagliato, guardate che forse su questo forse i repubblicani qualcosa potrebbero anche dirla di sensata. E quindi cosa fanno questi californiani? Ed è una cosa anche un po' da matti. Vanno a votare a San Francisco per il procuratore generale, vince con l'80% dei voti il candidato del Partito Democratico, come ovvio, e poi dopo 2 anni organizzano un referendum e lo cacciano col 20%, con l'80% dei voti, con la stessa maggioranza che lo ha votato, lo richiamano via, perché sono costretti a prendersi chiunque il partito gli mandi, in buona sostanza. Quando è stato eletto Schwarzenegger a governatore, è stata l'unica volta, l'ultima volta, in cui si sono trovati davanti gli elettori progressisti della California un candidato repubblicano normale. Ora, tralasciamo che quello normale era Schwarzenegger, che ho visto una settimana fa su Instagram, adesso fa l'influencer, fa presenza, diciamo, dei tornei di schiaffi in faccia, una novità americana che chissà se importeremo anche noi come tante novità americane. Però in quel contesto di Schwarzenegger era quello normale, tant'è che lo vedete anche in questi anni, è molto anti-Trump, è molto sensibile al cambiamento climatico e a questi temi, ha governato da centrista, da moderato. Vediamo accadere tuttora cose del genere, si vota tra pochi giorni per il sindaco a Los Angeles, c'è la candidata del partito che si chiama Karen Bass, che è anche una deputata piuttosto importante, autorevole. Il suo sfidante non è un repubblicano, perché per la polarizzazione di cui parlavi oggi i repubblicani sono il partito golpista, il partito di Trump, il partito del tipo con le corna, cioè non è che lo puoi votare se sei uno progressista. Però c'è questo imprenditore che si chiama Rick Caruso, che si candida come candidato civico ed evidentemente è conservatore, però non è un conservatore appunto che crede agli uomini rettili che bevono il sangue dei bambini, come oggi purtroppo una parte significativa del Partito Repubblicano, e quindi probabilmente le vincerà queste elezioni. E l'elettorato californiano di Los Angeles voterà per un conservatore. Vi racconto un'ultima cosa che mostra la distanza poi che avviene tra la politica, le parole e le esigenze delle persone in un contesto in cui la democrazia non funziona più. Hanno fatto un referendum qualche anno fa a Los Angeles per chiedere alla popolazione se era favorevole a costruire 10.000 case popolari per persone senza tetto. Los Angeles si stima abbia più o meno 60.000 persone senza tetto, e quindi 10.000 non sono tantissimo, però non sono neanche poco, cioè dai un bel inizio, no, al mettere le persone nelle case. Il referendum passa a larghissima maggioranza, col 77% credo dei voti favorevoli, perché io progressista californiano losangelino posso mai votare per un referendum contro le case per i senza tetto? Certo che no. E quindi il referendum approvato, cominciano a partire le gare, i cantieri dove costruire. E non appena però partono i cantieri e le gare, i residenti cominciano a dire no, io non è che pensavo che proprio qui voi costruiste la palazzina per i senza tetto di fronte casa mia. Alla fine di queste 10.000 case ne hanno costruite dopo parecchi anni 600, la quantità di ricorsi che hanno dovuto superare per essere costruite è stata tale che sono costate quanto degli appartamenti di lusso, e sono delle palazzine normalissime, non molto di lusso, sono delle case popolari. Il sindaco di Los Angeles, inaugurando una di queste palazzine, ha rivolto un discorso molto spazientito alla popolazione, non nel classico discorso da sindaco che inaugura qualcosa, dicendo noi lo potremmo risolvere questo problema, ma voi lo volete risolvere? Insomma, la California ha una politica che in una larga parte oggi è performativa. Se c'è da votare per un referendum e dire sì che vogliamo le case per i senza tetto, votiamo tutti a gran favore. La vuoi la casa dei senza tetto dietro la casa tua? Assolutamente no. E in questa distanza non c'è tanto, secondo me, l'ipocrisia dei democratici. Io questo libro lo potevo fare sull'Oklahoma raccontandolo dalla parte dei repubblicani, dove cosa succede dove loro dominano la politica, ma se facevo un libro sull'Oklahoma e lo intitolavo Oklahoma, voi non ve lo compravate. Quindi la California, diciamo, presenta tanti altri profili di interesse. Allora, dicevamo prima che questo era un po' un viaggio, e quindi non stiamo soltanto in California, ci spostiamo anche dove vanno i californiani che se ne vanno dalla California. In uno dei capitoli del libro Francesco racconta questa californication, questa californizzazione degli stati dove i californiani si trasferiscono. C'è quella dell'Idaho, che potresti anche raccontarci, e c'è quella del Texas, che forse è politicamente e sociologicamente più significativa. Il Texas è con la California è uno dei due stati più grandi degli Stati Uniti, è l'opposto, se vogliamo, è l'opposto della California anche dal punto di vista storico e culturale, quindi è la patria dei repubblicani. Però questo trasferimento dei californiani sta cambiando qualcosa. Ti do la parola non prima però di ricordare un aneddoto, perché il libro è molto bello, perché
ovviamente l'ha fatto lui, che non è uno scrittore romanziere ma è un giornalista, quindi coglie gli aneddoti e dalle piccole storie racconta la storia più grande. Nel 2013 il governatore Rick Perry della California comprò degli spazi pubblicitari sulle radio californiane per invitare i californiani ad andare in Texas a vedere un po' com'è, quindi invitando a scoprire il Texas e magari a trasferirsi. E quando chiesero all'allora governatore della California che significato e che impatto potesse avere questo tipo di iniziativa pubblicitaria, il governatore della California rispose: quello di una scoreggia. Oggi oggi non lo direbbe più, questa, a parte che il governatore cambiato, ma non lo direbbe più con questa boria spocchia. La California poi ha anche questa immagine qui, cioè abbiamo aperto questo incontro parlando della canzone dei Dick Dick, no? Sul California Dream. La California è l'unico stato che ha diritto al proprio sogno, nel senso c'è il sogno americano, c'è il California Dream, non c'è l'Arizona Dream, quindi loro hanno una grande posizione non solo fuori dagli Stati Uniti ma anche dentro gli Stati Uniti rispetto all'essere la terra promessa. La California è l'estremità ovest degli Stati Uniti, è il posto che ha accolto chiunque se ne volesse andare da qualsiasi altra parte del paese e partisse verso ovest. Le persone che negli Stati Uniti non erano contente di dove erano quando gli Stati Uniti erano soltanto la costa est partivano verso il west, e quello è il far west. Era un posto di pionieri, un posto anche pericoloso, è un posto di persone senza radici. Si dice che qualunque cosa non sia saldamente ancorata al terreno finisce per rotolare in California. Lì devi fermarti per forza perché oltre c'è l'oceano. Si andava in California a cercare l'oro, si è andati in California in questi anni per cercare altre forme di oro nella forma dell'industria dell'intrattenimento a Los Angeles o di quella digitale a San Francisco. Insomma, loro hanno questo posto, per cui figurati se questi bifolchi del Texas con i cappelli, i cavalli, adesso ci tolgono persone o lavoro o business. Le cose sono cambiate molto naturalmente in questi anni, perché i californiani appunto stanno andando via per tantissimi motivi, ma ne abbiamo citati già parecchi: c'è la criminalità, c'è la scuola che non funziona, nel libro ne racconto molti altri. Dove vanno? Vanno un po' dappertutto, ma qui faccio una premessa, perché la domanda, tu aprivi dicendo la pandemia, la guerra dietro l'angolo, la campagna elettorale, perché un libro sulla California, diciamo, al di là del fatto che io mi occupo di cose americane. Io credo che questa storia, che ho provato poi a raccontare in questo libro, non so se sono riuscito a renderle giustizia, ma la cosa di cui sono sicuro è che è una storia enorme, che sta cambiando gli Stati Uniti, non solo la California. Poi penso che possa essere interessante leggerla da qui, perché ci sono delle cose che parlano anche a noi. Ma stiamo osservando oggi in California e negli Stati Uniti come cambia e con quale velocità cambia e con quali conseguenze un grande paese, che è una cosa veramente affascinante da osservare. E questa storia sta cambiando l'America in un modo sotterraneo, mentre noi e anche gli americani parlano ovviamente come noi dell'inflazione, della guerra, delle conseguenze della pandemia, dell'estremismo politico, Trump si ricandida o no, hanno delle robe molto urgenti, ma sotto traccia questa storia poco raccontata sta cambiando un gran pezzo del paese, perché la California appunto è la quinta, presto quarta economia del mondo, e lì hanno sede queste industrie e questi settori così importanti. Ma i californiani che vanno via vanno dappertutto, e vanno soprattutto nel sud del paese. Vanno in Texas, vanno in New Mexico, vanno in Idaho, vanno in Florida, vanno in Colorado, vanno in Nevada, e quindi la loro migrazione cambia un gran pezzo d'America, perché sono tanti. In Nevada oggi la maggioranza degli adulti residenti non è nata in Nevada ma è nata in California. Cioè, è una migrazione numericamente significativa. In Texas dal 2005 a oggi ogni anno almeno 70.000 persone sono andate dalla California al Texas, a volte anche di più, 100, 110, 120.000 ogni anno dal 2005 a oggi. E quindi poi questi posti cambiano economicamente, cambiano culturalmente, e questo cambiamento fa sì che oggi il sud degli Stati Uniti, non solo grazie ai californiani, ma questa tra poco ve la racconto un po' meglio, oggi sia comunque la regione che cresce di più sul piano economico. Non era così fino a 30-40 anni fa. Il sud degli Stati Uniti era la regione dove c'erano le piantagioni di cotone, per esempio, dove c'era il deserto, dove non c'era granché. La regione che era più sviluppata negli Stati Uniti era il nord, il Midwest, l'industria dell'auto, il manifatturiero, le miniere, l'industria pesante in generale, Springsteen che canta, della classe operaia, era tutto a nord.
si sono invertiti i ruoli nell'arco di 30 anni, non di più. Da una parte la deindustrializzazione, la globalizzazione che esaurisce il suo corso, diciamo, di sviluppo al nord, e dall'altra parte il sud che riemerge. E per me, da italiano, noi facciamo i conti da secoli con una staticità degli equilibri economici nel nostro paese. È molto affascinante vedere cosa accade in un posto in cui nord e sud si scambiano i ruoli in pochi decenni. Anche perché non è un cambiamento ordinato. Uno potrebbe dire, vabbè, io sono siciliano, come avete sentito probabilmente, sarei anche felice che a un certo punto la Sicilia prendesse a correre, non che il nord si fermi, ma se si dovessero invertire i ruoli, uno potrebbe dire, vabbè, un po' per uno. Ma questi cambiamenti non sono mai ordinati, armonici. Naturalmente chi rimane fermo al palo è straordinariamente arrabbiato, incattivito, e infatti non è un caso se oggi lì, che un tempo era la roccaforte dei democratici, oggi invece i repubblicani vanno forte. Ma a sud, dove l'economia galoppa, ci sono comunque dei problemi con cui fare i conti. Cosa succede quando una famiglia californiana si sposta in un posto come il Texas o anche come l'Idaho? Cito questi due perché li citavi anche tu. Il Texas è lo stato che si prende più californiani in termini numerici ogni anno, ma è anche uno stato molto grande, molto ricco, che ha le spalle larghe. L'Idaho è lo stato che se ne prende di più in proporzione alla popolazione. È un posto molto piccolo, si prende molti californiani ogni anno. Ogni famiglia che arriva in Idaho crea le condizioni perché in Idaho arrivino delle altre persone, perché ogni famiglia che arriva avrà bisogno non solo della casa e della macchina, avrà bisogno della scuola, della palestra, del meccanico, del veterinario, del supermercato, del negozio di abbigliamento, come accade per ciascuno di noi, no? E quindi si creano le condizioni perché altre persone arrivino dalla California o da altri stati, perché improvvisamente in un posto in cui prima non c'erano grandi opportunità lavorative si trova lavoro, perché ha aperto un ristorante nuovo, ha aperto un supermercato nuovo, perché c'è questa nuova domanda. E quindi la prima cosa che portano i californiani è grande sviluppo economico in questi posti, e questi posti crescono, si sviluppano, costruiscono. Io sono stato in Texas l'ultima volta quest'estate, c'ero stato lo scorso febbraio, la prima volta prima mancavo da qualche anno, ho cominciato a vedere condomini in Texas. I condomini sono una roba, un'eresia, ma palazzine, ma tante, costruiscono. A Dallas nel mese di luglio di quest'anno hanno emesso un numero superiore di permessi per costruire nuove case rispetto a quanti nello stesso mese ha emesso l'intera California. La California sono 40 milioni di abitanti, Dallas, per quanto grande è una città, si costruisce di più a Dallas che in tutta la California intera. Quindi grande sviluppo economico. Ma questo sviluppo tende a volte a poi portarsi con sé anche parte dei problemi che i californiani lasciano, si vogliono lasciare alle spalle, perché per esempio salgono i prezzi. La famiglia californiana, con la cifra che spende in un bilocale a San Francisco, arriva in Idaho e compra un ranch, e lo compra trattando al rialzo, pagando in contanti. Se c'è da trattare, offre di più, e quindi alla lunga poi le persone del posto ne vengono estromesse, si crea una forma di gentrificazione anche da quelle parti. E poi c'è uno scontro culturale, nel senso che i californiani sono molto progressisti, e quando arrivano in posti come il Texas o l'Idaho non sono sempre ben accolti. Comincia ad aprire in un posto appunto piuttosto sperduto dell'Idaho il ristorante stellato con dei prezzi altissimi, il bar caffetteria che ti fa lo specialty coffee che costa $15, ci mettono 20 minuti per fartelo ed è buonissimo, ed serve che ci sia anche quello, ma l'agricoltore dell'Idaho non capisce cosa sta succedendo al suo posto. Nasce il comitato per la difesa delle persone LGBTQ, che per carità è più che benvenuto, ma si crea uno scontro culturale forte. I californiani poi tendono a essere piuttosto particolari nel loro essere californiani, per cui ormai è un tema anche di racconto dei comici la sera nei programmi TV. La famiglia che fa un viaggio on the road in America parte dalla California, lì noleggiano la macchina, quindi hanno sta macchina targata California, sanno che altrove i californiani non sono visti così bene, e quando passano dall'Idaho attaccano una scritta sopra la targa con scritto "It's a rental, l'abbiamo affittata, non siamo californiani", perché sennò rischi di trovarti la macchina con le scritte sopra "Californians go home, andatevene a casa". C'è un prete in Idaho che è arrivato da fuori e sulla scrivania sua ha un cartello con scritto "Non sono nato qui, ma ho fatto il prima possibile". Ma ci sono tante storie così di conflitti. Un sindaco di una città dell'Idaho che in modo ironico, ma manco tanto, ha proposto di costruire un muro per tenere i californiani lontani dallo Stato. Questi cambiamenti però, al di là del colore poi locale, hanno anche delle conseguenze politiche grosse, perché tu prima dicevi giustamente il Texas è lo stato simbolo dei conservatori, dei repubblicani, appunto i cowboy, il petrolio, ma sta molto cambiando anche grazie ai californiani. Oggi tutte le città del Texas, tutte, già oggi, non in futuro, sono governate dai democratici, già oggi.
E Biden alle ultime elezioni del 2020 ha perso da Trump per 5 punti. Insomma, 5 punti è una sconfitta netta, ma non è una roba di maggioranze bulgare, è contendibile 5 punti percentuali. Clinton aveva perso di 8, Obama aveva perso di 12, non è detto che poi arrivi mai il sorpasso, perché i repubblicani prendono le loro contromisure, ma è un enorme, colossale cambiamento economico, politico, culturale che sta davvero facendo evolvere in modo diverso di come si pensava fino a qualche anno fa un pezzo enorme degli Stati Uniti d'America, ponendo tutta una serie di domande anche poi appunto su che tipo di cambiamento puoi portare da fuori in un posto prima di esserne espulso, se la crescita economica debba per forza portare con sé aumento dei prezzi, gentrificazione, esclusione sociale, diseguaglianze, ma può essere gestita diversamente. Sono tante domande aperte, non è che io do le risposte a tutte queste domande enormi sul libro, però qualcuno prova a suggerirla sulla base di quello che per esempio in Texas funziona e in California no, per dirne una. E tu, ma tu a proposito di questo, che idea ti sei fatto? Cioè, questa è la fase matura, quella della California è la fase matura della democrazia, cioè si arriva lì e poi c'è una sorta di decadimento, di inversione della marcia, oppure è successo lì e non necessariamente accade ovunque nelle democrazie? No, io credo che la democrazia in California abbia smesso di funzionare per i motivi che vi raccontavo prima, ma credo che le democrazie possano anche riprendere a funzionare, perché poi dipende dalle regole e dal contesto. Vi faccio proprio su questo l'esempio del Texas, che è stato un posto che a lungo era speculare la California, cioè i repubblicani vincono sempre e comunque a ogni livello, non devono preoccuparsi di governare bene, governare male, perché tanto vincono loro. Una delle conseguenze di questa condizione era che i repubblicani non rivolgevano nessuna attenzione, nessuna proposta politica alle persone di origini latinoamericane, di origini messicane. Il sud del Texas, che confina col Messico, è popolato in gran parte da persone di origini latine. Sono posti, città in cui si parla lo spagnolo, in cui ci sono persone che non sanno proprio l'inglese. Esperienza, devo dirvi, spiazzante essere negli Stati Uniti e non poter parlare in inglese, ma col cameriere al ristorante, quindi persone che anche per me dovrebbero saperlo, parlano soltanto lo spagnolo. Quei voti lì erano tutti voti dei democratici, ai repubblicani, che erano tutti bianchi, col cappello, eccetera, non gli interessavano. I democratici prendevano il 90-93% dei voti tra le persone latinoamericane. Cosa vogliamo pensare, che fossero tutte di sinistra, di centrosinistra, le persone latine, per una questione genetica? Evidentemente no, ma l'unico partito che lì li calcolava, che gli dava retta, che faceva una qualche proposta politica, era il Partito Democratico, e votavano tutti per loro. La democrazia lì non funzionava, evidentemente. Nel momento in cui i repubblicani hanno cominciato a perdere terreno, a perdere nelle città, a vedere i democratici che si avvicinano, hanno cominciato a capire che non potevano più regalare all'avversario tutto quel gran blocco della popolazione e dovevano rivolgere agli elettori latinoamericani una qualche forma di proposta politica, e hanno cominciato a farlo. E oggi i repubblicani stanno guadagnando voti tra le persone di origine latine. Trump è andato molto meglio di Trump 2020, meglio di Trump 2016, che era andato meglio di Romney nel 2012. Nel momento in cui i repubblicani hanno capito che quei voti gli servono, hanno cominciato a dar retta a quelle persone, e a loro volta i democratici, che prima si limitavano, diciamo, ad essere lì, ad ascoltarli, ma avendo quei voti in saccoccia, senza grandi contestazioni, nemmeno loro davano molto retta a quell'elettorato, oggi i democratici sanno che devono parlare con quell'elettorato. E se il sorpasso tra democratici e repubblicani in Texas potrebbe non avvenire, è perché la politica repubblicana in Texas sta cominciando a diventare lentamente, l'attuale governatore è ancora uno abbastanza estremista, ma lentamente un po' più razionale, perché a un certo punto hanno capito che devono guadagnarsi i voti sulla base di quello che fanno, che non fanno, cose che prima non esisteva. Quindi la California è un vero fallimento della democrazia, più che una maturazione della democrazia, che è dato anche dalle regole del gioco, che sono abbastanza assurde. In California, per esempio, si possono fare i referendum anche sulle questioni di bilancio, che in Italia sono vietati per buone ragioni, e se avete dei dubbi la vicenda californiana può istruirvi su questo. Perché se fai il referendum sulle questioni di bilancio, poi a un certo punto puoi trovarti davanti un referendum come uno che è stato approvato in California alla fine degli anni 70. Vuoi portare le tasse sulla proprietà immobiliare all'1% del valore della casa? Come fai a votare di no? Certo che votiamo di sì, e quindi i proprietari di nuovo ottengono dei vantaggi. A un certo punto hanno chiesto con un altro referendum, volete destinare ogni anno alla scuola il 40% del budget, quale che sia il budget dello Stato?
come fai a essere contrario a più fondi alla scuola? E quindi, certo che sì, però 40% è tanto, è poco, ogni anno il 40% va bene? Non importa, c'è una grossa fetta del bilancio dello Stato che è sottratto al controllo della politica, perché ogni volta che scrivono la legge di bilancio sono già incasellati quei fondi secondo come hanno scelto nel corso dei decenni di mettere i vari referendum, questo qui, questo lì. Si arriva al punto in cui in California, altro fallimento della democrazia, ci sono delle agenzie che raccolgono le firme al posto tuo. Cioè tu vuoi proporre un referendum, devi raccogliere un certo numero di firme, naturalmente devi essere organizzato, banchetti in giro, però se non hai un'organizzazione di questo tipo, ma hai tanti soldi, e in California la gente con tanti soldi c'è ovunque, oppure li puoi raccogliere online, ti rivolge a una di queste agenzie che raccoglierà le firme per te, e ti danno il pacchetto con le firme raccolte, quelle che ti servono. E non funziona proprio, cioè le democrazie poi non è una cosa così eterea e astratta, funzionano o non funzionano sulla base delle regole che ci diamo, e se le regole non funzionano le democrazie non producono risultati, ed è un vero fallimento della democrazia quello che sta avvenendo in California. Non mi sbilancio fino a dire che è un trionfo della democrazia quello che sta avvenendo o avverrà in Texas o in Idaho, ma appunto queste trasformazioni stanno aprendo anche in questi posti delle conversazioni a cui prima non erano abituati. Vi racconto l'ultima cosa sull'Idaho, giusto perché poi fa sempre ridere, nel libro c'è, ma se non avete letto il libro vi racconto questa per capire anche che tipo di posto sia l'Idaho, appunto, in cui oggi fanno i conti con sviluppo, crescita, californiani che arrivano e non solo. Sapete che le targhe americane hanno il nome dello stato dietro, no? California, Ohio, e ogni stato non solo mette il suo nome sulla targa ma mette anche un motto, il motto che rappresenta quello che di meglio quello Stato abbia da offrire. Nelle targhe della Florida c'è scritto The Sunshine State, nelle targhe dell'Alaska c'è scritto The Last Frontier, anche motti piuttosto pugnaci, il New Hampshire, che è uno Stato della costa est con una lunga storia anche di combattimento contro gli inglesi, ha il motto Live Free or Die. Quindi insomma dei motti anche piuttosto valorosi e vigorosi. L'Idaho sulle tue targhe ha scritto Famous Potatoes, patate molto famose. Cioè pensate quanto devono averci pensato, e alla fine hanno detto senti, mettiamoci le patate. È stata in realtà una grande scelta di marketing questa delle patate nelle targhe, perché poi è vero che hanno un sacco di patate, ma se ci passate per strada non è male l'Idaho, piano panorama diciamo, poi passate e andate oltre. Questi posti oggi sono investiti da uno sviluppo che non è soltanto economico nelle sue conseguenze demografico, ma anche uno sviluppo delle democrazie, del funzionamento delle istituzioni in luoghi in cui gli stati funzionano quasi come nazioni. Io farei l'ultima tappa del viaggio, la farei nel nostro continente, anzi nel nostro paese, e faccio quello che fanno i giornalisti italiani, cioè applico la lente dello stato straniero per guardare in casa nostra. Tu vivi a Milano, una grande città che ha avuto un grande sviluppo negli ultimi 10 anni in particolare, una grande effervescenza e quindi anche un incremento dei costi della vita, delle case. Quell'andamento che hai descritto bene nel libro in California, lo vedi in quale misura nelle città italiane? Allora, qualcosa si vede anche qui, poi ripeto, le ragioni e le soluzioni sono diverse e poi ci arrivo, però qualcosa si vede. A Milano i prezzi delle case sono cresciuti incredibilmente, una stanza costa 600 euro, una stanza in affitto. Con due redditi è complicato, se su due redditi normali è complicato vivere nella città, spesso devi andare fuori, e anche fuori i prezzi stanno crescendo moltissimo. Non è soltanto Milano, le città universitarie, Bologna, Roma per certi versi uguale, Padova, io leggevo qualche settimana fa di proteste degli studenti e se ne parlava molto a Padova del fatto che cominciano ad esserci studenti che dormono in macchina in Italia. E quindi che questa storia ci riguardi è indubbio. Le ragioni poi sono differenti. Nel caso di una città come Milano sicuramente c'è stato un grande sviluppo dal 2014-2015, dopo Expo soprattutto la città è diventata molto attrattiva non solo per l'economia, ma ha attratto tutti dei flussi turistici che prima non passavano dalla città, e gli americani, che di solito si limitano per esempio a fare Roma-Firenze-Venezia, diciamo è difficile spostarli da quel binario, adesso si muovono un po' di più e per esempio vanno a Milano, vanno a Bologna, vanno altrove. Quali sono i problemi e le cause? Innanzitutto, diciamo, lo sviluppo della città, parlo ancora solo di Milano, ma è un discorso che si può fare anche per altre città italiane, ha attratto molte persone.
anche perché le città italiane oggi in crescita e in sviluppo poi non sono moltissime. Se guardate come si evolvono i prezzi delle case a livello nazionale, se andate su immobiliare.it e vedete la media nazionale, le case in Italia stanno valendo di meno col passare del tempo, non di più. I posti che sono attrattivi anche per chi vuole investire non sono tantissimi, quindi chi vuole comprare una casa come investimento oggi lo fa soprattutto in alcune città, Milano tra queste, e questo fa sì che i prezzi si alzino ulteriormente. Ma il fenomeno degli affitti brevi, gli affitti per i turisti, i bed and breakfast che non sono bed and breakfast. Airbnb era nato perché le persone potessero condividere una stanza con qualcuno ogni tanto, non perché tu potessi avere un'attività da bed and breakfast mascherata, diciamo, in un altro modo. E oggi questi affitti brevi stanno svuotando l'offerta di case delle città che hanno più turismo. Il fenomeno delle case sfitte: a Milano ci sono tantissime case sfitte che non sono nemmeno sul mercato come case da affittare, sono vuote, chiuse, restano vuote perché le persone che le possiedono non vedono come conveniente metterle sul mercato. C'è una questione che ha a che fare col trasporto pubblico: ci sono delle zone che potrebbero essere attrattive e attraenti se fossero meglio collegate al resto della città. Però dal momento che non lo sono sei costretto a rivolgerti in altri quartieri, in altre zone, e quindi l'offerta immobiliare che hai davanti a te è un'offerta molto più ristretta. Insomma, io non penserei mai che a Milano la soluzione debba essere quella californiana: costruire di più in altezza. La città è già stradense sul piano urbanistico, ma bisogna allargarla, per esempio con mezzi pubblici che arrivino anche oltre i confini della città, limitare gli affitti brevi, incentivare fiscalmente a mettere le case sul mercato. Soluzioni ce ne possono essere tante secondo la taglia della città e i suoi problemi, ma la lezione di questo questo libro ha due lezioni, secondo me, che ci parlano in modi, diciamo, molto diretti, anche se siamo così lontani dalla California. La prima lezione è una lezione molto larga, e cioè che anche quando le cose ti vanno bene non puoi smettere di occupartene. Non arriverà mai un punto in cui nella storia del genere umano noi potremo sederci e dire: abbiamo finito, riscaldamento climatico risolto, diseguaglianze economiche eliminate, malattie, cure per tutte le malattie, abbiamo finito il nostro lavoro. Quel momento lì non arriverà mai, anche se le cose ci andranno bene. La storia del genere umano, da quando esistiamo a oggi, è una storia di un grandissimo progresso e di un grandissimo successo, di lotte che non si esauriranno mai, e quello, insomma, ci aiuta a mettere in prospettiva anche il nostro ruolo e le nostre aspettative rispetto al cambiamento della realtà. L'altra lezione, più micro, ma anche quella ci riguarda, è che il successo di per sé non porta necessariamente benefici alla gran parte della popolazione. La crescita di una città, di una nazione, per quanto sia un esito del tutto auspicabile, io non credo nella decrescita. Credo che se vogliamo più scuole, più ospedali, più insegnanti, pagati meglio, più strutture, ci vogliono soldi, quei soldi non li troviamo se non li produciamo. Però non basta produrli, non basta che una città abbia un PIL che cresce e delle aziende che vanno molto bene, perché i benefici di quella crescita si riversino sulla gran parte delle persone, perché quella crescita va governata. E quindi, per esempio, se arrivano tante persone devi porti il problema di dove vanno a stare. La gentrificazione, che in California sta avvenendo su scala appunto statale, avviene quotidianamente in tanti quartieri anche di singole città italiane, ed è un fenomeno che uccide l'anima di questi quartieri. Però è importante capire di che fenomeno stiamo parlando. Quando parliamo di gentrificazione, e chiudo, ci riferiamo a quel fenomeno per cui tante persone improvvisamente o quasi cominciano a trasferirsi in un certo quartiere, in una certa zona, perché per qualche motivo, vero o no, non importa, cioè ci interessa che le persone si comportano come, lo considerano un posto migliore in cui vivere, perché magari è stato riqualificato il quartiere, c'è più lavoro di prima, ci sono dei nuovi servizi, più attività culturali, ci arriva adesso l'autobus, prima non ci arrivava, per qualsiasi motivo dicono: ma sai che forse potremmo andare a vivere lì? Quando tante persone fanno questo tipo di pensiero, chi vive in quel quartiere si accorge che improvvisamente non hai più una richiesta per la tua casa in affitto, ma ne hai quattro, quindi pensi: forse posso chiedere un po' di più. Chi vuole vendere una casa pensa: forse la ristrutturo prima di venderla, guadagnerò un po' di più. Insomma, l'aumento della domanda fa sì che i prezzi salgono. E si arriva poi al punto in cui i residenti locali vengono espulsi, o comunque quel quartiere diventa accessibile soltanto per chi guadagna da una certa cifra in poi. Ora,
questa storia non è che era cominciata male, no? Non era una storia negativa. Dobbiamo augurarci che i nostri quartieri siano degradati, sporchi, privi di servizi, privi di cultura, perché così i prezzi rimangono bassi e accessibili a tutti? Certo che no, chi vorrebbe mai un esito del genere? Come si fa a far sì che un quartiere possa diventare migliore e quindi attrarre più persone, perché è quello che accade, senza espellerne delle altre? Se quella crescita lì la governiamo. Il momento in cui un quartiere si gentrifica è il momento in cui il quartiere comincia a non avere più abbastanza case. Ripeto, non sempre e non ovunque la risposta è costruire, in Italia soprattutto la risposta non direi che sia costruire, ma immaginare delle soluzioni che non siano soltanto dire costruiamo più case popolari, perché quelle ovviamente servono, ma quando la classe media non ce la fa, tu non puoi pensare di avere le case popolari per la classe media. Quante ne devi costruire? 400.000? Non è fattibile. Devi fare sì che il mercato funzioni diversamente, e il mercato, secondo me, ma questa è la lezione che ho tratto da questa storia californiana, il mercato va governato, va regolato, possiamo discutere del come, ma l'idea che la crescita e lo sviluppo faranno da sé e le ricadute positive saranno per tutti, meno noi facciamo, ecco, si diventa a quel punto sì come la California. Direi che un applauso glielo facciamo. Grazie. Grazie mille, grazie Marco. Siamo tenuti larghi per poter dare la parola a voi e alle vostre domande. Quindi adesso Maurizio girerà con il gelato. Che non è un vero gelato, purtroppo. Anche se è un gelato in condivisione. Bravo, che hai rotto il ghiaccio. La prima persona è sempre più timida. Bravo. Fatto salvo che, come abbiamo detto, soprattutto in quest'ultima parte, c'è molto da imparare nella nostra situazione dalla storia californiana, con tutte le differenze del caso. La domanda è: c'è un modo in cui la California, nel senso degli Stati Uniti in generale, può imparare dalla storia propria? Nel senso, pur con tutte le differenze di tessuto economico, sociale, con una Detroit della situazione, quindi la Rust Belt, c'è un modo a livello economico, oltre che sociale e politico, di, se non decrescere, ma riallineare, modificare l'assetto? E se sì, c'è qualche tentativo di farlo? C'è qualcosa che si sta muovendo? Allora sì, la storia in particolare oggi in California vede opporsi molto lo Stato, il governatore e le città, nel senso che nel decidere appunto dove si può, cioè il motivo per cui non costruiscono e costruiscono poco ha a che fare con le zonizzazioni, con i piani regolatori, io nel libro la racconto in profondità, approvati nel corso del tempo, e lo Stato, che ha presente insomma il problema, prova a spingere le città a cambiare i piani regolatori, a costruire di più. Hanno approvato una legge 2 settimane fa che stabilisce per la prima volta, ed è una cosa per loro abbastanza epocale, che in certe zone vicino per esempio agli hub del trasporto pubblico, alle stazioni, sarà possibile costruire delle palazzine da 3 a 6 piani, che per noi è una cosa abbastanza normale, ma per loro è una cosa abbastanza rivoluzionaria. Quindi ci stanno provando, ma tutto questo accade in uno Stato in cui poi i cosiddetti poteri forti sono molto forti. Cioè, questo è uno Stato in cui le aziende sono grandissime e ricchissime. C'era un progetto, per esempio, di un sistema di trasporto pubblico che avrebbe collegato meglio alcune zone, reso alcune zone oggi molto distanti, più vicine alla città, in California, ed è venuto fuori un mese fa, non troppo, che poi questo progetto è fallito completamente grazie anche a un'azione di lobbying, insomma, molto ben finanziata e molto intensa da parte di Elon Musk, che voleva costruire il suo treno sotterraneo, l'Hyperloop. E insomma lì le imprese con cui la politica deve avere a che fare, che hanno gli interessi più svariati, in qualche caso sono le imprese più grandi e ricche della storia dell'umanità. Cioè Apple, Facebook, Google, non sono più quelle robe appunto fondate nei garage, che ci stavano anche molto simpatiche 15 anni fa, sono i più potenti che ci siano in assoluto, e quindi anche decidere come cambi i piani regolatori di una città, se fai o no un piano di trasporto pubblico, porta i governatori a scontrarsi con città molto forti, con aziende a volte molto forti, che hanno interessi molto diversi o che hanno investito nel settore immobiliare comprando queste case a milioni e milioni di dollari, e le case spesso in California non sai nemmeno di chi siano, perché sono di una società che ha la sede magari in un paradiso fiscale, che controlla
quattro palazzine piene di appartamenti a San Francisco. Per cui, insomma, i tentativi ci sono, sono complicati e faticosi, ma ci sono. Loro possono sicuramente imparare da se stessi, dal loro passato e dal loro presente, e vi raccontavo, a Dallas costruiscono tantissimo, non vogliono rischiare di finire in situazioni californiane. Qui la cosa è tener presente che poi le società nostre cambiano in... cioè, quando ci immaginiamo il cambiamento della nostra società, non dobbiamo mai immaginarci che ci sia una linea retta e noi andiamo da A a B a C e ci spostiamo così. Dobbiamo immaginarci che il cambiamento della nostra società è fatto da mille cose che contemporaneamente cambiano in modi diversi, in direzioni diverse, condizionandosi a vicenda in modi che nemmeno noi riusciamo a capire del tutto. Per cui, anche se loro ci provano, e per dire, in Texas costruiscono tantissimo, non è che non esista il rischio che poi a un certo punto questo flusso migratorio si fermi per qualche ragione e questi si ritrovano con un sacco di case che hanno costruito e nessuno che ci viva dentro e nasca una bolla del settore immobiliare. Insomma, ripeto, non c'è situazione, per ogni cosa che risolvi ne devi risolvere altre quattro. Non c'è situazione che comporta dire ok, l'abbiamo sistemata, va per la sua strada. E come si evolverà questa situazione è difficile dirlo. C'è anche chi dice questa migrazione in uscita porterà a raffreddare il mercato immobiliare californiano e quindi da sola, diciamo, la situazione rientrerà, i prezzi scenderanno un po' e può darsi, chi lo sa. Però io penso che soprattutto la politica abbia il dovere di non mettersi lì a dire chissà come andrà, vediamo, ma di fare in modo che le cose vadano in un certo modo, e anche perché poi il motivo per cui, insomma, ha un incarico, delle responsabilità e rende conto di quello che fa. Prego. Altri interventi? Immagino che ci siano spunti, se no io ne ho. C'è una mano alzata laggiù. È una domanda un po' più generale. Foreign Policy un mese fa scriveva un articolo dove, diciamo, era un'opinion, dove il giornalista esortava la politica, il giornalismo americano, ad evitare di tracciare parallelismi con le democrazie occidentali e l'America. Cioè, molto spesso, e lo abbiamo detto anche in questo intervento, quello che succede in America ci aspettiamo che arrivi nelle nostre democrazie, sia a livello politico, sia a livello sociale e anche economico. Quanto è giusto tracciare questi parallelismi o quanto a volte dobbiamo renderci conto delle differenze anche paradigmatiche che dividono i nostri due sistemi, Europa e America, ma anche penso al Brasile, penso ad altre democrazie, semidemocrazie, che appunto vengono spesso associate ai fenomeni americani? Bella domanda, potremmo fare un trattato su questa storia, quindi cercherò di essere sintetico ma spero non superficiale. Il mondo innanzitutto è diventato molto più piccolo negli ultimi anni, direi forse due decenni, cioè la condivisione culturale molto maggiore oggi che c'è rispetto al passato, dato dal fatto che se volete sapere cosa è accaduto ieri in Tennessee, adesso prendete il telefono e cercate Tennessee News su Google e lo trovate. Fino a 25 anni fa sarebbe stato impossibile, cioè, cercare qualcuno che conoscete in Tennessee, ma insomma siamo noi, siamo questa, è la prima vera generazione che ha a che fare col problema dell'abbondanza di informazioni. Fino a 20 anni fa il problema era sempre stato non avere abbastanza informazioni, quindi il mondo è diventato più piccolo, condividiamo più cose, viaggiamo di più e con più facilità, utilizziamo degli strumenti che cambiano la nostra cultura, i nostri comportamenti, e sono gli stessi strumenti dappertutto. Anche questa è una cosa nuova, pensate ai social media che hanno cambiato le nostre relazioni, come ci sentiamo con le persone a cui vogliamo bene, come conosciamo le persone che poi diventano importanti nelle nostre vite, come lavoriamo. Non c'è impresa oggi al mondo, dal macellaio dietro l'angolo alla più grande azienda che produce automobili, che non abbia il problema di dire cosa postiamo oggi pomeriggio sulla pagina Facebook. Lo sapete, i social media hanno cambiato i linguaggi, premiano certi messaggi piuttosto che altri, hanno creato nuove professioni e ne hanno distrutte di altre, ed è accaduto in tutto il mondo. Vediamo delle tendenze, dei fenomeni, per esempio quello della radicalizzazione, avvenire in posti diversissimi tra loro. Quando parliamo della radicalizzazione in Italia ci diciamo le persone sono arrabbiate perché l'Italia non cresce da più di 20 anni, tutto vero.
Però la radicalizzazione la vediamo avvenire anche negli Stati Uniti, che crescono a un ritmo del 3% l'anno. La radicalizzazione la vediamo in Francia, dove gli stipendi sono cresciuti molto rispetto a quanto accaduto in Italia. La radicalizzazione la vediamo in Brasile, che è un paese in via di sviluppo. C'è posti diversissimi in cui accadono delle cose simili. Quindi la premessa è che il mondo sta diventando effettivamente più piccolo e sta diventando un po' più facile mettere a paragone cose diverse. Paragonare le cose non vuol dire che sono identiche, se no non faremo il paragone. Si paragonano cose diverse tra loro per capire se però c'è qualcosa che può mostrarci, insegnarci delle robe che non vediamo facilmente guardando soltanto a quel singolo posto, soltanto a noi. Quando si parla dei rapporti e dei paragoni tra Stati Uniti e il resto delle democrazie occidentali e noi, i paragoni secondo me possono sempre aver senso se li facciamo con cautela, ma il rapporto vero è un rapporto di influenza che gli Stati Uniti hanno sul gran parte dell'Occidente e non solo. Ed è un'influenza che più che politica è, secondo me, culturale. Poi ha anche quindi delle ricadute politiche, dei fenomeni politici che abbiamo visto accadere in America, li abbiamo visti poi accadere anche in Italia, anche soltanto per emulazione. Un anno prima il famoso contratto con gli italiani firmato da Silvio Berlusconi a Porta, Newt Gingrich, capo allora dei repubblicani, speaker dei repubblicani alla Camera, firma il contratto con l'America. E quell'idea lì, che oggi poi è passata nel nostro racconto come l'idea geniale del comunicatore Berlusconi, era un'idea americana copiata. Poi c'è del genio nel capire che quella cosa può funzionare, non voglio, diciamo, ridimensionare, però era una cosa americana. La personalizzazione della politica è una cosa americana, ma anche la contestazione agli Stati Uniti e al modello capitalista spesso è in primo luogo statunitense. Il movimento degli anni 70, il movimento hippie, il movimento pacifista, le canzoni pacifiste, le più forti contestazioni al modello statunitense spesso arrivano da dentro gli Stati Uniti, e la forza dell'America è tenere insieme tutto, no? I pro e i contro in un solo pacchetto, che è quello della cultura statunitense. Tuttora noi oggi qui in Italia anche vediamo che viene ucciso George Floyd, ci sono quelle enormi manifestazioni contro il razzismo in America, e nel giro di una settimana a Milano e in tante altre città italiane vediamo delle manifestazioni contro il razzismo che sono evidentemente ispirate a quelle lì, con gli stessi slogan, con gli stessi cartelli. Tutta la grande attenzione culturale attorno ai temi dell'inclusività, del linguaggio sul posto di lavoro, che vediamo oggi accadere anche in Italia, è figlia di elaborazioni culturali statunitensi e delle contestazioni al modello sociale, patriarcale, capitalista americano. Noi utilizziamo oggi un sacco di parole inglesi che sono tradotte dall'inglese, dal mansplaining alla vittimizzazione secondaria, al victim blaming, al double standard, al bias di conferma, tutte cose nate nelle gender studies, no? Enorme questione ed enorme ambito di approfondimento e discorso anche in Italia. Viene tutto dall'America, viene tutto dalle università statunitensi, quindi c'è una grandissima influenza. Facebook, Twitter, vi dicevo, i social media come ci hanno cambiato, sono americani, sono californiani, anzi sono della Bay Area, quindi un pezzettino piuttosto piccolo di terra. Il cinema, le serie TV, la cultura, il grande romanzo americano che è un genere, quindi c'è un rapporto di influenza, quello sì, che ci piaccia o no, ripeto, riguarda anche molto i più anti-americani tra noi, spesso leggono autori americani che contestano il modello americano, Noam Chomsky per dirne uno, ma essendo un rapporto di influenza, e quindi un rapporto che non è tra pari rispetto alle dimensioni anche culturali dei paesi, è molto utile esserne consapevoli, e i paragoni hanno senso facendoli con grandissima cautela, perché poi siamo posti che hanno storie completamente diverse. Quella è una nazione fatta quasi totalmente da immigrati, noi la nostra no. Quella è una nazione che ha una storia recentissima, la nostra storia è una storia di millenni, non come nazione italiana che è molto più recente, ma tu vai a Roma e vedi delle cose che sono lì da qualche migliaio di anni, e in America non c'è niente che abbia qualche migliaio di anni a parte il Grand Canyon. Cioè, le cose, quando noi in Italia ci trasferiamo in un posto, in una casa, ci dicono questa casa è degli anni 70, noi diciamo però è recente. In America una casa degli anni 70 è un museo, cioè una casa museo, quindi ci sono talmente tante differenze che i paragoni ci possono mostrare qualcosa, ma stando sempre molto molto cauti e attenti. Quelli che dicono le Marche sono l'Ohio d'Italia, no? Dopo le elezioni regionali, sapete che c'è sempre la regione che lo ha, anche il Veneto, secondo, anche voi siete stati Ohio d'Italia secondo me a un certo punto. Ecco, quella roba lì no, quello è un modo di fare paragoni che non funziona.
Io avrei una cosa che si collega a questa, quindi magari mi inserisco prima di lasciare ancora la parola a voi. Ho letto oggi che secondo alcuni sondaggi, in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, la metà degli eletti del Partito Repubblicano potrebbe essere composta dai negazionisti del voto, quelli che hanno sostanzialmente assaltato o fisicamente o idealmente Capitol Hill dopo l'elezione di Biden. E tu hai detto poco fa, la forza dell'America è tenere insieme tutto, tante cose diverse, ma in questa situazione che si sta radicalizzando in una maniera che non ha precedenti, si riesce ancora a tenere insieme tutto? No, la forza dell'America è tenere insieme tutto rispetto alla proposta e al racconto di sé che fa verso l'esterno. Dentro è un paese sbrindellato, cioè le conseguenze di questo tipo di fenomeni di radicalizzazione così estrema sono gravissime. C'è un giornalista americano che si chiama Matthew Iglesias, qualche tempo fa ha scritto un pezzo su quello che lui ha chiamato le attività segrete del Congresso. Che uno pensa subito delle robe complottiste, no? Di cosa fa il Parlamento americano di nascosto? Quello che fanno è fare delle leggi, anche delle ottime leggi, ma quello era il punto del racconto, è che sono passate una serie di riforme importanti in questi anni al Congresso degli Stati Uniti e pochissime persone lo sanno, perché il mezzo e il modo con cui queste riforme sono passate e la condizione che ha fatto sì che passassero è stata che non se ne parlasse. Cioè i politici interessati a far passare quelle leggi di entrambi i partiti si sono accordati per non fare conferenze stampa, poi non è che era una roba segreta, gli atti erano pubblici, il congresso ne discuteva, ma non erano questioni che erano al centro della polemica politica. Si facevano i lavori parlamentari, si andava avanti senza fare polemica, senza parlare troppo con i giornali nelle attività segrete del congresso sono state approvate una serie di riforme importanti che se avessero trovato invece una grande attenzione da parte della popolazione sarebbero diventati uno strumento, un argomento di divisione e non si sarebbe arrivati da nessuna parte. E questa è una cosa paradossale e preoccupante della democrazia americana. E quello che è accaduto, io lo racconto soprattutto nel mio primo libro, Questa è l'America, è che è avvenuta soprattutto nel Partito Repubblicano, poi c'è stata una speculare reazione a sinistra ma diversa, tant'è che il Partito Repubblicano appunto ha Trump e il tipo con le corna, il Partito Democratico ha Biden, non è che si possano definire radicali allo stesso modo, no? Però è avvenuta una radicalizzazione di massa di una gran parte delle persone del Partito Repubblicano, che oggi quindi controllano quel partito, benché non siano la maggioranza degli elettori del partito, ma appunto quel sistema di primarie di far sì che poi gli attivisti pesino parecchio, e che è stata favorita da anche come si è cambiato questo paese sul piano economico e demografico. E per questo la storia di California e degli stati che cambiano è ulteriormente interessante, secondo me. Perché un tempo gli americani erano distribuiti in modo molto eterogeneo sul territorio, i posti erano abitati da persone molto diverse tra loro, con idee molto diverse tra loro. I due partiti americani dovevano tenere insieme delle posizioni molto diverse. Il Partito Democratico era al nord il partito dei progressisti, liberal, colti e tolleranti, ma al sud era il partito dei razzisti. Il governatore della Georgia più famigerato durante gli anni della segregazione razziale, il governatore Wallace, era un democratico. Abramo Lincoln era un repubblicano, il presidente che ha abolito la schiavitù. Erano i repubblicani quelli anti-schiavitù. E questi partiti dovevano tenere insieme identità molto diverse e quindi dovevano automoderarsi, dovevano essere in grado di rappresentare una parte grande della popolazione. Io non penso che essere moderati sia di per sé una virtù, non penso che nessuno di voi voglia votare un politico che sia io sono moderato sulla schiavitù, cioè sono contrario ma non tanto, cioè, nel senso ci sono delle cose su cui è importante essere intransigenti. Il moderatismo di per sé non è un valore, ma quando devi rappresentare, e sei un solo partito, un pezzo grande della popolazione, devi mediare tra istanze diverse. Le città all'epoca erano fatte da persone con origini, abitudini, fasce di reddito, classi molto diverse. Oggi tu in America hai quasi tutte le città governate dal Partito Democratico, tra le principali c'è Jacksonville in Florida e un'altra che non ricordo governata dai repubblicani, ma sono veramente poche le città sopra un certo numero di abitanti governate dai repubblicani, e le zone rurali sono tutte governate invece dai repubblicani. Quando vediamo le mappe dopo un'elezione che ci dicono come sono cambiati gli orientamenti di voto, noi anche in Italia siamo abituati a vedere che una regione è un po' blu, è un po' rossa, poi diventa un po' blu, poi certo ci sono le roccaforti, ma i posti cambiano colore politico in Italia. In America quello che accade è che
i posti repubblicani diventano sempre più repubblicani, i posti democratici diventano sempre più democratici, le città diventano sempre più multietniche, sempre più diverse, sempre più democratiche, le province rimangono sempre più bianche, sempre più stagnanti sul piano economico, diventano sempre più repubblicane, si creano dei mondi che non si parlano proprio, e un tempo non era così, un tempo americani di ceti e di idee diverse vivevano dentro gli stessi ambienti, e quella è una... ha una funzione moderatrice quell'elemento nella società. Oggi non è più così, si vive in bolle, nelle bolle tutti tendiamo a essere circondati da persone che la pensano come noi, tutti ci danno ragione, i media, che sanno che quello è il modo per avere l'attenzione delle persone, tendono a confermare quello che le persone pensano già, e tu ottieni due paesi diversi che si detestano, che non si parlano, che fanno delle vite diverse anche sul piano culturale, che vanno a vedere sport diversi, che comprano merci, beni di marche diverse, perché c'è il viaggio da democratici, il viaggio da repubblicani, la macchina da democratici, la macchina da repubblicani, e arrivi a un ambiente e a una dialettica politica che è guidata dall'odio, dall'odio vero. E l'altro ieri a San Francisco, non a caso a San Francisco, un tizio è entrato a casa di Nancy Pelosi e la cercava per farle del male e ha preso a martellate in testa suo marito, che ha 82 anni e ha tirato solo lui. E queste cose, qualche anno fa un tizio ha sparato su un campo da baseball dove giocava la squadra dei parlamentari repubblicani e ha ferito un repubblicano che per poco non moriva. Queste cose stanno capitando con una certa frequenza oggi in America, e quando la politica e la violenza vanno insieme c'è sempre ad essere, scusate la banalità, ma molto preoccupati per la salute della democrazia, non solo per chi poi si trova in mezzo allo sparo dallo sparatore di turno. Altri spunti? Prego. Una domanda poco impegnata, però insomma, una curiosità, una domanda leggera. Se tu fossi un californiano che dovesse lasciare la California, l'Idaho fosse chiuso, il Texas fosse chiuso, dove andresti e perché? Allora, bella domanda. L'Idaho fosse chiuso, per dirti in Texas, però... lui va a Austin. Lui va Andrea a Austin, ne parlavamo prima a cena. Per quanto a Austin mi è capitata una cosa... A Austin, visto che siamo nel tema leggero, a Austin per la prima volta ho visto un uomo con una pistola in mano, in America, ma anche in Italia non mi era mai capitato di vederlo, ed è stata un'esperienza abbastanza diciamo, sconvolgente, innanzitutto perché tu scopri come reagisci, perché nessuno di noi sa davvero come reagirebbe quando hai davanti uno con una pistola in mano, perché puoi scappare. Io ero con una mia collega, potevo pararmi dietro la collega, spingere la collega davanti alla pistola. La cosa che è successa, diciamo, è molto meno divertente. Siamo rimasti paralizzati, cioè come quando i fari beccano il cervo e il cervo rimane lì così e lo sa che sta per essere investito, ma non riesce, uguale. Eravamo a Austin e c'era una strada trafficata con dei semafori e un tipo ha fatto una manovra molto pericolosa tagliando la strada a un altro, e però quel semaforo è diventato rosso, quindi questo poi è anche inchiodato, fermandosi col rosso, quello dietro ha dovuto inchiodare a sua volta, grandi colpi di clacson, e noi siamo messi lì a guardare, adesso questi litigano, vediamo. Il tizio dietro, quello che aveva ragione, scende dalla macchina e soltanto dopo qualche secondo la mia collega mi dice: ma guarda che ha una pistola in mano. E questo era sceso dalla macchina con una pistola in mano, era da solo in macchina. La cosa divertente era che aveva anche la mascherina, perché la sicurezza è importante, quindi aveva la mascherina, pistola in mano, ed è andato a litigare con quello davanti, ma probabilmente la pistola non è che gliel'ha puntata, ce l'aveva in mano bassa, lui l'ha portata dietro per difendersi dall'eventualità che quello davanti fosse armato. Quello davanti, appena ha visto il tipo con la pistola in mano, ha fatto quello che avremmo fatto chiunque di noi, è partito sgommando anche se era rosso ed è scappato. Ma diciamo, le armi sono una delle ragioni per cui io poi non ci vivrei in America, diciamo, a lungo termine. Però devo dire che sarei indeciso se andare tra in Colorado, no, se fossi ricco sfondato andrei a New York, cioè se hai tantissimi soldi vai a New York o vai, però a quel punto puoi stare anche in California. Il Colorado è un posto, no, se sei ricco, il Colorado è un posto naturalisticamente meraviglioso, formidabile, montagne bellissime, la strada, il cielo, i colori sono proprio incredibili in Colorado. C'è una città, c'è Denver ovviamente, ma non solo, sono un paio di città interessanti, l'università, insomma il Colorado secondo me è interessante. Un altro posto molto bello è l'Arizona. L'Arizona, io sono molto appassionato di cactus, ci sono questi cactus saguaro enormi, bellissimi, quelli che sembrano delle persone, tutti così. E poi hai tutto, cioè hai il deserto e hai la montagna, si scia anche lì in Arizona. Se vai su c'è la riserva Navajo, che è un posto, diciamo, complicato ma affascinante, e
pochissimo oltre il confine c'è la Monument Valley, c'è Phoenix che comunque è una città abbastanza ricca, in cui si sta bene, il lavoro c'è, quindi forse andrei nei suburbs di Phoenix o a Denver, in uno di questi due posti. Anche lì troverei gente armata, però, quindi il problema, diciamo, rimane. Prego. Francesco, qualcosa sul cambiamento climatico? Così dici. Così. È il capitolo più terribile del libro. No, c'è un capitolo sul... Tanto ricordiamo che in California aspettano il grande terremoto, per cui uno dei motivi per andarsene è il terremoto. Lui citavi prima l'autostrada, no? Che secondo le previsioni, se arriva il grande terremoto, scatenerà non solo, cioè non farà solo crollare edifici e squarciare strade, ma scatenerà uno tsunami pazzesco che andrebbe a travolgere tutta la costa, quindi sì, anche l'autostrada che hai citato prima. Esatto, lì è solo questione di quando, nel senso che avverrà non c'è dubbio, perché lì si incontrano due faglie che premono una contro l'altra, tant'è che poi da una parte ci sono le montagne che sono frutto della pressione, ma ogni 300 anni più o meno, sono già passati, so che state pensando questo, questo movimento di compressione fa sì che poi non puoi più andare avanti, e la faglia quella lì dell'oceano, quella pacifica che va sotto quella lì californiana, e quindi avviene questo movimento, si libera questa energia, c'è un grosso terremoto in Giappone, hanno scritto nel 1700 quando è stato l'ultimo terremoto dello tsunami che arrivò in Giappone, perché poi parte uno tsunami che raggiunge da una parte il Giappone, la parte della costa diciamo asiatica, dall'altra la California. Ma il mito californiano è nato anche grazie alla capacità degli esseri umani di dominare la natura, perché questi arrivavano appunto in un posto in cui non c'era nessuno nel corso del 700 e dell'800, hanno portato l'acqua in tutto lo stato, ma l'acqua in California c'è soltanto sulle montagne della Sierra Nevada a nord, e l'hanno fatto con un sistema di bacini idrici, dighe, elaboratissimo, e loro sono sempre andati molto fieri di come l'uomo dominando la natura abbia reso la California il paradiso che poi è diventata la California. Eppure oggi hanno a che fare proprio col fallimento dell'essere umano davanti alla natura e ai cambiamenti della natura che ha provocato l'essere umano. Nel caso degli incendi, per esempio, che ormai ne sentiamo parlare ogni anno, sappiamo che c'è una stagione degli incendi in California, e sono incendi che sono diventati sempre più devastanti, perché innanzitutto i californiani in fuga dalle città in cui non puoi trovare casa a volte sono finiti per andare ad abitare dentro le foreste, hanno costruito in California, come in America ci sono delle aree protette ma non sono tantissime, lo spazio è enorme, per cui ci sono nate delle città dentro le foreste, se compri un terreno puoi farci quello che vuoi, e quindi sono nate spontaneamente delle città. Una di queste si chiamava Paradise, e uso il passato perché sarà completamente distrutta da un incendio, perché se tu fai la città al centro della foresta, quando brucia la foresta la città non se la passerà certo bene. Le città spesso sono i luoghi da cui partono gli incendi, il copertone, la ruota della macchina col copertone sgonfio che striscia sull'asfalto, e le attività umane generano scintille, forniscono combustibile, no? Le case, le macchine, cose che bruciano. Avere queste città piccole dentro le foreste fa sì che passino i tralicci elettrici dell'energia dentro le foreste. A San Francisco è piuttosto normale, quando fa caldo, che ti tolgono la luce per una o due ore, perché non appena si alza il vento tolgono la luce a tutta la regione per evitare che un traliccio possa cadere e quindi far sviluppare un incendio con l'alta tensione. Quindi se vivi a San Francisco hai anche questo problema, che ti possono togliere la luce in qualsiasi momento. E gli incendi che nascono in California, queste foreste sempre più secche a causa dell'emergenza climatica, piove sempre di meno, sempre meno manutenute anche, sono distese di combustibile in attesa di prendere fuoco, ecco, non sono incendi normali, sono incendi che a volte durano mesi. Un incendio grande quanto 4 volte Roma, è anche difficile immaginarlo, e non sono spegnibili, non è che arrivano i vigili del fuoco e spengono un incendio così. Un incendio di queste dimensioni, lo racconto nel libro, è una roba abbastanza apocalittica come scenario, solleva, sapete che l'aria calda va verso l'alto, no? Insomma, non devo dirvelo io, immaginate quanta aria calda va verso l'alto quando c'è un incendio grande quanto Roma, è una massa enorme di aria calda che va verso l'alto, si crea in basso una zona di bassa pressione, e quindi l'aria più fredda dall'esterno raggiunge la zona di bassa pressione e si creano delle trombe d'aria, dei tornado di fuoco attorno alle fiamme, tornado che sono quindi delle vere trombe d'aria ma di fuoco, quindi bruciano quello su cui passano, tirano su qualsiasi cosa possano tirare da terra, pali della luce, macchine,
lo risputano giù infuocato, andando ad allargare l'incendio, è già a dell'apocalittico. Queste trombe d'aria, queste trombe di tornado di fuoco li cambiano, fire tornado li chiamano, sono alte fino a 10.000 metri, 10.000 metri è l'altezza a cui volano gli aerei di linea, quindi non è che ci voli sopra col Canadair e ci butti l'acqua. I venti non contano più perché hanno dei loro venti a quel punto, non è che dice arriva il vento lo porta da un'altra parte. Questa massa di aria calda e quindi di, poi di umidità che cresce, che va verso l'alto, forma delle nuvole, nuvole formate dagli incendi, si chiamano pirocumulonimbi, che generano dei temporali, e noi potremmo dire, beh, finalmente, meno male, ma l'aria è così calda che l'acqua evapora prima di toccare l'incendio, di toccare terra, e quindi hanno questi temporali fatti da soli fulmini, che allargano ancora di più l'incendio. È una roba veramente apocalittica, durano mesi questi incendi, perché l'unica cosa che possono fare è abbattere gli alberi in una cintura larga abbastanza fuori dall'incendio, facendo sì che l'incendio poi bruci tutto quello che può bruciare e si fermi, avendo bruciato tutto, non trovando più nient'altro per avanzare. È un fenomeno così, per 3-4 mesi l'anno, rende la situazione, non la minaccia, il clima, cioè non si respira letteralmente. Vi ricorderete le foto di San Francisco col cielo arancione nel 2020? Come fai a respirare in un posto del genere? Era il 2020, tra l'altro, era l'anno in cui ci dicevamo anche noi: apriamo le finestre, facciamo arieggiare, se siamo tanti in un posto apriamo le finestre. Quelli aprivano le finestre, c'era il cielo arancione e il fumo. È una condizione che non solo è terrificante per chiunque ci viva, ma che li mette davanti a un senso di fallimento grandissimo. Gli americani sono un popolo che è molto efficientista, sono un popolo di persone che non è abituato all'idea che ci siano dei problemi che non si possono risolvere, se si ingegnano molto, sono molto fieri del loro ingegno e hanno effettivamente un grande ingegno, ma davanti a un problema così, davanti al problema che non si può risolvere, sentono una percezione di un fallimento gravissimo, oppure si inventano delle soluzioni molto creative, come quella che hanno utilizzato per salvare i salmoni dall'estinzione a causa della siccità. E vi racconto questa perché fa ridere, vi sto spoilerando tutto il libro, se non l'avete letto compratelo, ci sono anche delle altre cose, vi prometto. I salmoni, ho scoperto quando ero in California, vanno a deporre le uova nell'alto corso dei fiumi, cioè quando c'è da deporre le uova risalgono il fiume, vanno fino in montagna, depongono le uova lì, nascono i salmoncini, si chiamano avannotti tecnicamente, che stanno lassù perché lassù trovano da mangiare, ma quando diventano grandi abbastanza non trovano più da mangiare lassù e quindi riprendono il fiume e vanno giù verso l'estuario. Questo è il viaggio che fa, diciamo, il salmone tipo. Il salmone grande, cresciuto, può tornare giù e raggiungere l'estuario attraverso il fiume se c'è il fiume. Se il fiume non c'è più perché in secca a causa della siccità, altro grosso problema che sta avendo la California, il salmone rimane bloccato su e muore, ed è un problema sia per il salmone ovviamente, per la specie, ci sono delle specie che sono in via di estinzione, ma anche per chi quei salmoni poi li deve pescare. E quindi cosa hanno fatto? Cosa, diciamo, che allo stesso tempo vi dà l'idea di quanto siano matti californiani e anche disperati rispetto a questa situazione. L'anno scorso hanno mandato tipo 150 autobotti con delle cisterne a temperatura controllata in montagna, hanno caricato sugli autobotti l'acqua con i salmoni dentro, hanno dato un passaggio ai salmoni in autostrada portandoli fino al fiume dove li hanno scaricati. Ora, non la più sostenibile delle soluzioni, buon per i salmoni ovviamente, siamo molto contenti, ma questo è il punto a cui sono arrivati per provare a limitare i danni del cambiamento climatico in un posto che è straordinariamente esposto a non quello che potrebbe accadere se, ma quello che sta già accadendo a causa dell'intervento dell'uomo sulla natura e come abbiamo modificato i nostri ecosistemi. Grazie, ci sta un altro applauso. Grazie mille. C'è un'altra domanda. E forse rispondo all'ultima domanda brevemente. Sì, volevo chiedere. No, scusa Maurizio, prima hai citato le innovazioni della California che hanno cambiato la vita in tutto il mondo, anche noi no. E secondo te la California ha ancora una capacità di innovazione e quindi di avere questa supremazia innovativa nei confronti del mondo? Oppure questa innovazione si sposterà in altri posti degli Stati Uniti, oppure il secolo americano è finito? Allora, la fine e il declino dell'America è anche quello un genere, figurati, anche io forse con questo libro partecipo a questo genere, però
va secondo me letto in prospettiva rispetto a quello che sta accadendo anche nel resto del pianeta. La California continua a essere economicamente una gran forza, quindi io credo che continuerà a essere rilevante come posto. Dicevo prima, è la quinta economia del mondo, sta per diventare la quarta perché la Germania è scesa parecchio, ma loro continuano a crescere, quindi la quantità di soldi, quindi anche di investimenti anche dal resto del mondo che oggi arrivano in California, fondi stranieri, produce, continuerà a produrre qualcosa. Che questo non accada più soltanto in California, anche rispetto all'innovazione al digitale, succederà sempre di più, sta già accadendo. Da Miami a Austin stessa si sta decentrando molto l'industria innovativa californiana, e quindi nasceranno altri posti. Che questo poi accada anche all'estero è ovviamente auspicabile, e lo stiamo già vedendo. Certo, i rapporti tra Stati Uniti e Cina determineranno molto del come accadrà tutto questo, perché a lungo si è pensato che queste grandi potenze potessero collaborare sul piano economico e trovare in questa collaborazione anche un modo per andare d'accordo. Da qualche anno le cose sono molto cambiate, oggi si parla di decoupling, cioè della prospettiva, in parte sta già avvenendo, che Cina e Stati Uniti cerchino di diventare sempre meno dipendenti l'una dall'altra, quindi avere a un certo punto, ci stiamo arrivando col 5G per esempio, sta già accadendo, la tecnologia cinese per i paesi che stanno nell'orbita, diciamo, di influenza cinese, la tecnologia americana o europea per i paesi che stanno in un'altra orbita di influenza. Sul 5G, sulle antenne, su Huawei per esempio, c'è stata una grossa partita di questo tipo, ne stiamo vedendo accadere un'altra sui chip, la questione di Taiwan. Gli Stati Uniti hanno messo da poco una nuova norma che ha colpito in modo molto pesante il mercato dei chip in Cina, quindi le cose stanno cambiando anche con grande rapidità. Io non credo che sia utile, cioè che ci aiuti molto vedere questa situazione soltanto in termini di declino americano, avanzata cinese, anche perché lo penso da molto tempo, ma ora lo stiamo anche vedendo. In Cina le cose stanno andando abbastanza male da qualche tempo a questa parte, l'economia non cresce più come cresceva prima e cresce comunque sotto le aspettative, c'è questa bolla del settore immobiliare che ci si aspetta possa scoppiare da un momento all'altro. Anni e anni e anni di enorme lavoro ed enormi investimenti della Cina per dire al resto del mondo: venite a vivere in Cina, venite a investire in Cina, venite a lavorare in Cina, sono stati cancellati non tanto dal Covid, ma dalla gestione del Covid in Cina. Oggi posti come Shanghai, posti modernissimi, posti che hanno anche una forza economica notevole, hanno a che fare ancora oggi con lockdown pesanti come noi non ne abbiamo mai visti. I vaccini cinesi sono stati un fallimento. Insomma, la prospettiva rispetto al futuro della Cina oggi fa dire a qualche esperto che forse quel sorpasso non accadrà, o comunque non nei tempi in cui si pensava accadrà, ma io penso potrebbe pure accadere, nel senso che la Cina è una potenza che non credo possa arrestare la sua corsa, però occhio che il sorpasso in termini di PIL, quando accadrà, ci dirà un pezzo della storia. Il successo, l'egemonia, quell'influenza di cui parlavamo degli Stati Uniti, che le permette, poi permette a questo paese anche di creare del futuro e di per esempio poi crearlo con noi europei per il rapporto che abbiamo, non passa soltanto da quanto è grande il tuo PIL. Se vi chiedessi quali sono gli ultimi 10 film cinesi che avete visto, so quante app cinesi avete sul telefono, forse adesso una, TikTok, ma se no manco quella. Le università americane, ogni anno c'è la stagione la settimana dei premi Nobel, guardate la lista di chi vince il Nobel ogni anno, sono persone di ogni paese del mondo, però o hanno studiato in America, o insegnano in America, o hanno insegnato in America. Questa influenza di questo paese passa da tantissime altre cose che non sono soltanto la dimensione del PIL, e noi abbiamo, noi europei, un rapporto culturalmente molto più stretto con quel pezzo di mondo rispetto a quello asiatico, ma per ragioni proprio storiche. Io sono andato a Philadelphia nel 2016 a seguire la convention del Partito Democratico e avevo preso una casa su Airbnb e accanto a casa mia c'era il patronato della CISL a Philadelphia, cioè ci sono dei legami storici, culturali fortissimi con gli Stati Uniti che con la Cina banalmente non abbiamo, e potremmo costruirli nel tempo se la Cina fosse un posto in cui sia facile andare. Oggi non lo è più e non sappiamo quando lo tornerà e che posto sarà, e abbiamo visto anche a Hong Kong, un posto che era anche più facile, accogliente, più o meno democratico, cosa è accaduto. Quindi ci sono mille aspetti diversi che si intrecciano, però non voglio eludere la domanda, ma il punto è che la tua è proprio la domanda rispetto al prossimo secolo, e in che modo i rapporti di forza culturali, economici tra Stati Uniti e Cina
porteranno delle conseguenze anche nel resto del pianeta. È molto complicato per noi oggi dirlo qui. A me sembra che sia così complicato che anche la narrazione inesorabile del sorpasso cinese comincia a sembrare, a mostrare delle fragilità e delle crepe. Grazie mille, grazie ancora, grazie di essere stati qui, grazie Marco. Io mi fermo volentieri a firmare le vostre copie, resto qui, giusto a firmare le copie. Potete anche acquistarle all'esterno, un libro con una dedica, un ottimo regalo di Natale. Basta, grazie. Oh. Avete fatto